Yes, I'm beautiful. And I'm here. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui. Siamo finalmente arrivati all'ultima puntata della giostra del musical. Beh, certo, vi starete chiedendo che cosa ci sto facendo io qui al posto della Stefani, e cominciata a questa maniera. Perdonatemi perché non ho fatto a tempo a sistemarmi questo turbante, però vabbè, dai, l'importante è far ridere, no? Bene, siamo giunti alla decima puntata appunto della giostra del musical, quindi dai, siete tutti emozionati? Immagino di sì. Però dai, non diluviamoci troppo, diamo il via al programma. Sigla! Buonasera, benvenuti a tutti alla finalissima della giostra del musical. E sì, sono ancora qui e Andy ha provato, ma complimenti Andy, complimenti, ci vediamo dopo. Allora, innanzitutto vi do il benvenuto e vi ricordo che tra l'altro io leggerò in live le vostre risposte da Instagram e vi ringrazio di vero cuore di tutte le risposte che avete dato. E benvenuti alla finalissima della giostra del musical, web talent nazionale che ha coinvolto moltissimi aspiranti performer che si sono scontrati, sono arrivati fino a qui, dopo i giri di giostra dove sono arrivati i finalisti, dopo la sfida uno contro uno, finalmente sono arrivati alla finalissima. E adesso e sono stati giudicati da una giuria composta da grandissimi professionisti del settore che hanno votato da 0 a 10. Dove il voto della giuria era il 75%, mentre il voto da voi a casa è il 25%. Quindi le persone hanno votato da casa da ieri notte alle ore 3 di oggi. E tra l'altro, quindi i vincitori che sono decisi per stasera sono da parte del pubblico il 25%, che si sommerà al voto della giuria del 75%. I migliori che sono arrivati alla finalissima, dopo lo scontro uno contro uno, verranno detti vincitori della fascia under 14, 15, 18 e over 19 durante la diretta. Ma nel frattempo ci saranno anche moltissime sorprese, ma iniziamo. Innanzitutto, come sempre, non sono stata sola in questa meravigliosa avventura ed è con me l'opinionista trash che ha divertito tantissimi di voi, che ha fatto anche oggi la conduzione iniziale, a cui faccio molti complimenti, il nostro elegantissimo Andy. Ciao, buonasera. E non solo, la nostra opinionista Mary, che è migliore amica di Andy, tra l'altro. Dova, ragazzi, dova. C'è da dire una cosa. Dova. In Toscana significa due volte, sì, certo, come dire, no? Io il migliore amico sua? Sì, però voglio dire una cosa, insomma, facendo l'introduzione, mi sono sentito un po' come la mia madre che è. Sì, dopo l'incidente, mai. Bene, dopo questo quadretto stupendo, noi ci vediamo dopo, siete bellissimi, e ci vediamo dopo per prendere il tè con voi. Hanno votato questa sera... Prima di annunciare, anzi no, perché prima devo assolutamente chiamare il nostro direttore artistico, il nostro... E Mida, e continuo a dirlo, il sex symbol del musical! Stefani, smettila perché mi imbarazzi, ma tanto, io guardo là perché lei è qua a cantare in realtà, eh? Esatto! Allora, un saluto a tutti, questa sera in viola, ragazzi.
ragazzi in viola contro le sfighe, perché tanti dicono che il viola in teatro porta sfiga, e considerando che Paolo Fox aveva detto che il 2020 sarebbe stato un anno di successi e si è risultato proprio un anno di merda, cerchiamo di andare contro questi miti, di sfatarli, quindi ho indossato il viola come buon auspicio per il futuro. Ciao Stefani, sono emozionatissimo e sono già un po' malinconico, perché questa è l'ultima puntata della prima edizione della giostra. Voglio dire delle cosette. In primis voglio dire, voglio ricordare a tutti i concorrenti della giostra, sia quelli che hanno partecipato ai giri, quelli arrivati agli scontri uno contro uno, sia quelli che sono in finalissima, che il 4, il 5, il 6 di settembre ci sarà il live campus della giostra del musical a Firenze, cioè 3 giorni intensivi di workshop, di lezioni, di incontri con i grandi professionisti che hanno fatto parte della giuria della giostra del musical. E poi voglio anche dire questo, ragazzi, questa sera scaleremo le classifiche. So che alcuni, ahimè, sono in fondo alla classifica, ma sottolineiamo una cosa importante: essere arrivati fino a qua è già sinonimo di grande capacità, di grande talento. E poi voglio ricordare, come a Sanremo, spesso i cantanti che si posizionano a quei posti un po' più bassi della classifica sono quelli che vendono poi di più. Quindi non scoraggiatevi, non rimaneteci male se vi vedete in fondo alla classifica, siate orgogliosi dei risultati ottenuti, perché davvero questa giostra vi ha fatto crescere, vi ha dato degli spunti su quali riflettere, vi abbiamo visti crescere nelle settimane, e questa è la vera vittoria, ok? Quindi continuiamo con l'entusiasmo che abbiamo avuto per le 10 settimane e portiamolo oltre anche questa serata. A dopo. Fantastico. Che tra l'altro è il creatore della turbante Challenge, ragazzi, e ha avuto un turbante diverso ogni giostra. E adesso andiamo a dire i giudici che hanno votato questa sera. Questa sera hanno votato Lucio Leone, Ilaria Sust, Chiara Talone, Arianna Galletti, Luca e Max di Poltronissima, Marco Stabile, Simone De Rose, Armando Pulito, Paolo Vitale, Claudia Campolungo e naturalmente il nostro Danny Lanza. Chi sarà con noi stasera dei giudici? Stasera con noi ci saranno Lucio Leone, Simone De Rose, Claudia Campolungo, tra l'altro insieme stasera si sono riuniti appositamente per la finalista. Ed è un onore. Poi Poltronissima, Luca e Max di Poltronissima, Paolo Vitale, Chiara Talone, Armando Pulito, Ilaria Sus e chiaramente con noi adesso, dopo avervi detto chi hanno votato per stasera, avervi fatto vedere il pannello giudicante, vi dirò che durante la diretta leggerò, con l'autorizzazione chiaramente del nostro Danny Lanza, le vostre risposte alla domanda cos'è stata per voi la giostra del musical. E tra l'altro vi ringrazio di vero cuore, perché le vostre risposte sono state favolose. Vi ringrazio perché questa avventura, io non ci posso ancora credere che siamo arrivati alla finalissima, sembra ieri che era il primo giro, quindi grazie mille per esservi messi in gioco. E quando metteremo la classifica, io vi ricordo che non essere arrivato al podio o non... Parlo anche per chi non è arrivato anche alla finalissima. Non vuol dire che mettiamo in discussione il vostro talento, perché voi siete già vincitori per essere arrivati fino a qui. O anche chi non è arrivato in finale, siete vincitori perché vi siete messi in gioco, perché ci vuole coraggio per mettersi in gioco e dire ok, io sono qua. Quindi vi ringrazio di vero cuore per questo coraggio e per aver partecipato alla giostra del musical. Ma adesso iniziamo. Iniziamo con la categoria Under 14. Andiamo a vedere. Let me one second. Al 19º e 8º posto degli Under 14. E complimenti! Complimenti! E adesso andiamo a chiedere il commento di Ilaria. Buonasera! Ciao Ilaria, benvenuta! Allora,
Volevo chiederti un commento sugli under 14, dove il decimo posto Greta Micarelli, nono posto Giulia Gambelle, ottava Stella Giorgi. Ti vorrei chiedere un commento su queste tre posizioni. Allora, beh, innanzitutto io c'è stato abbastanza l'imbarazzo della scelta, perché come avete detto voi non si sapeva chi votare. Ma allora, un commento secondo me c'è stato quello che ho trovato io, che ci fossero delle canzoni che rispetto a altri giri in cui ho visto non hanno esattamente messo in risalto rispetto a altri giri le loro potenzialità, mettiamola così, e ci fossero delle canzoni troppo difficili rispetto a, non alle possibilità perché mi sembra brutto, rispetto a quello che avevo sentito prima in altri giri, ecco. Poi, parlando con una tap dancer, chiaramente, io subito ti devo chiedere un'opinione su chi ha fatto tap, un'opinione generale. Ma allora, io ho apprezzato tantissimo, qualcuno mi ha scritto per chiedermi dei commenti, in generale la cosa che ho detto è che secondo me a volte si può mettere un pochino meno, un po' più pulito il tap, però vedere così tanti giovani con così tanto talento e con questa voglia già di mettersi in discussione, tap, cantare, insomma non è facile, quindi... Non mollate mai, veramente. Il fatto che abbiate veramente già così tante discipline dalla vostra, sarete dei futuri professionisti splendenti, davvero. Spero di vedere sempre più tap, ecco, insomma. Assolutamente, più tap. Assolutamente, grazie mille, Laria. Grazie. Ci vediamo dopo. Bene, e adesso andiamo a vedere i primi... No. Ottavo, settimo posto del 15-18, decimo, nono, ottavo. Quindi al decimo posto abbiamo Francesco Paladini, nono Sofia Nicolai, ottavo Lucrezia Cesarini. Vado a ripetere, decimo per quanto riguarda la categoria 15-18, decimo posto Francesco Paladini, nona Sofia Nicolai, ottava Lucrezia Cesarini. Vado, complimenti! E vado a chiamare adesso la nostra Chiara Salò. Ciao Stefani. Ciao Chiara. Vedi? Chiara col turbante. Per la finalissima. Ma proprio perché sei col turbante, allora vado a chiamare assolutamente il creatore del turbante challenge, vado a chiamare la Danza. Assolutamente. Chiara. Danny? Questa è una soddisfazione, è proprio un orgoglio, a parte il fatto che sei splendida, te l'ho detto mille volte, e poi con il turbante. Prima, no, quando tu è sempre alle stelle, grazie. Allora, un commento, Chiara, su queste posizioni, su Francesco Paladini, Sofia Nicolai e Lucrezia Cesarini. Sei d'accordo sul posizionamento di questi tre ragazzi? Ma soprattutto, vogliamo dire... i loro pregi, perché questa sera è una serata di festa, quindi boccio qualsiasi critica e promuovo tutti i complimenti, perché questi ragazzi sono fantastici. Allora, cosa vuoi dire? Allora, come ha detto anche Ilaria, guarda, questa è stata difficilissima, perché sono i bravi tra i bravi, e quindi è stato una cosa proprio leggera, tipo mezzo punto, .6, .7, è stato difficilissimo. Allora, io ho qui davanti la scheda, per non fare figuracce. Allora, Francesco Paladini, giusto? Allora, sì. Un pregio è che mi è piaciuto moltissimo la scenografia. Lui si è vestito, cioè, mi è piaciuto moltissimo come aveva, diciamo, creato il suo mondo. Ecco, quindi di Francesco mi è piaciuto un po' meno l'interpretazione, ma non perché fosse sbagliata, semplicemente perché aveva fatto altri brani in precedenza che mi erano piaciuti di più, tutto qua. Su Francesco, poi
Stefani, ricordami, Francesco, poi? Sofia. Sofia. Nicolai. Allora, Sofia, sì, Carole King, ok. Allora, Sofia mi è piaciuta molto e lei poi è dolcissima, quindi mi è piaciuta questa sua dolcezza, questa sua delicatezza. E sì, no, mi è piaciuta molto e non so sinceramente trovare, tra virgolette, un difetto, perché ripeto, erano bravissimi, quindi forse le ho messo un punto al di sotto rispetto magari ad un altro, quindi non so trovare grandi difetti, mi dispiace. Okay, okay. Oggi solo complimenti, perché è ottimo. E su Lucrezia Cesarini? Sì, Lucrezia Cesarini, ok. No, Lucrezia Cesarini me l'hai chiesta adesso. No, Sofia, mi avevi chiesto, ok. Lucrezia, sì. Ok. Lucrezia, diciamo che, ecco, mi sono trovata sullo stesso piano, forse perché portavano anche lo stesso musical, sullo stesso piano di Sofia. Cioè, molto carine, dolci, e mi sono piaciute. Però, ecco, sempre quel... virgola 6,7, sono, okay. A me piacciono io tutti. Ti chiedo una cosa un po' cattivella, che poi non lo è. Tra questi tre, tra Lucrezia Cesarini, Sofia Nicolai e Francesco, se dovessi dare il premio alla voce che ti piace di più, a chi lo assegneresti? A chi piace di più, a me personalmente? Sì, sì, a te, un tuo gusto. Ok, a Lucrezia Cesarini. Ottimo, ottimo. Quella che mi piace di più. Ok, quindi anche se sono arrivati al decimo, al nono, all'ottavo posto, rinnoviamo i complimenti per questi concorrenti. No, assolutamente, sono fino a qua. Bravissimi. Bravissimi, bravissimi tutti. Io no, in ogni categoria è stato veramente difficile votare, difficilissimo. Immagino, io faccio i miei complimenti a tutti perché sono dei fenomeni. Lucio Leone mi ucciderà, però sono dei bravissimi performer. È vero, è vero, assolutamente. Ok, Chiara, io ti mando un bacio e ci vediamo dopo. Grazie. A dopo, Chiara. Stefani. Allora, no, rimani con me, perché adesso dobbiamo andare a scoprire una cosa. Abbiamo parlato dell'amicizia tra Andy e Mary. Ci viene vero da continuarti verso di me? Vedete il tuo profilo meraviglioso. Abbiamo parlato dell'amicizia tra Andy e Mary, ma sono davvero migliori amici? Andiamo a vedere. Che caldo. Oddio, mamma mia. Oh, caro! Mary, come va? Va bene, eh? Emozionato. Perché emozionato? Che esibisci te? No, io non mi sono esibito, dai. Era meglio di non, insomma. Ma... comunque, ti è piaciuto di più? Oddio, mi fai sempre questa domanda, mi metti un po' in imbarazzo. No, perché voglio vedere se ti ricordi i nomi, perché tu i nomi non te li ricordi mai. Hai ragione, ma io ho la memoria. Però ci sono fatti bella... insomma, bisogna... Vabbè, comunque vuoi sapere che mi è piaciuto? Mamma mia! Bevi un po' di tè. L'hai avvelenato, l'hai messo dentro. Ci ho messo lo zucchero per vedere se ti rende un po' più dolce. Ma meglio se ci mettevi il sale. No, guarda, già sei salata di tua, anzi, non salata velenosa. Lo sai che le bifere muoiono col suo stesso veleno? Accidenti, dove sei studiato? Scuola notte, lì, cos'è? Comunque vuoi sapere chi mi è piaciuto? Vuoi sapere chi mi è piaciuto? Allora, mi è piaciuto Letizia Casotti. Molto, vero, brava, è molto brava, molto brava. Ora siamo seri, davvero, è molto sì, brava. Mi è piaciuto molto Letizia Casotti, molto, diciamo, è molto matura e si vede che veramente che studia, che si dà molto da fare. Mi è piaciuto Giulia Mannini. Ok. Per la sua, diciamo, dolcezza, per la sua, si vede proprio che quando fa le cose ci mette proprio anima e corpo. Poi mi è piaciuta Asia Retico. Allora, diciamo che sono... Tutti ti sono garbati, insomma, fammi sapere. A me mi sono piaciuti tutti, perché comunque... Allora, nel corso ti sei garbato qualcuno più di un altro. Da retta. Maria Cara. No. E la solita novella tutto il tempo. Maria Cara. Ascolta. Sì, qual è il tuo musical preferito? E qui ti voglio. Il musical preferito? E non vale dire roba in italiano, te lo dico subito. Ce n'è più di uno. Vai. Bevo. Che sì, la gola. No, cioè,
Allora, mi è piaciuto Rente. Grazie. Pensami un pochino più... Eh? Allora, vediamo... Airspray. 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 Occhio, perché l'argenteria la ci va un po'... Aspetta un attimo, mamma mia. C'è una cardana, della verità. Sono un po' imbarazzato, però. Si mette, guarda, che è seduta io. Oddio, spero proprio di no, guarda. Mi è piaciuto. The Sound of Silence. Quella è una canzone anni 80. No, c'è The Sound of Music, ma non l'hanno mai fatto. Poi mi è piaciuto, vediamo. Sister Act, grazie al corno, tutti Rent, Sister Act, Kinky Boots, tutti i music. Dimmelo te, no? Dimmelo te. Vuoi sapere? Dimmi uno di quelli che tu vorresti sapere, no? Oddio, mamma mia. E io te lo ripeto. Di cosa parla Kinky Boots? Allora, Kinky Boots è la... È la storia, se non mi sbaglio, di una fabbrica di scarpe in cui si lavora all'interno. Brava. Tutte scarpe rosse, se non mi sbaglio, anche questi baloni un po'. No, amore, all'inizio non erano scarpe rosse, comunque va bene. Diciamo, Poi vediamo, quale vuoi sapere? Il colore viola. Allora, se non mi sbaglio, il colore viola è il musical che parla delle persone di africane. Sì. Un po'... Com'è il vero titolo, però? Ah, ecco ti voglio. Lo sapevo. Hai qualcosa contro gli africani, Andy? No. E dopo tutto questo amare, è bellissima la vostra amicizia, perché l'amore non è bello se non è litigarello, ragazzi. Ci vediamo dopo. E dopo aver visto questa carica d'amore tra Andy e Mary, ci rivedremo forse dopo. E adesso andiamo a vedere la categoria over 19. Andiamo a vedere chi c'è dall'undicesima posizione all'ottava posizione. Andiamo. E all'undicesima posizione abbiamo Martina Alba. Per quanto riguarda, vado a ripetere, la categoria over 19, all'undicesima posizione abbiamo Martina Alba, alla decima Fioralba Craia, alla nona Marta Vitti. Complimenti! E prima di andare a chiedere l'intervento, vado ad introdurre, allora, loro non hanno bisogno di presentazioni perché sono favolosi, fanno tantissime cose, i nostri giudici speciali, i nostri Luca e Max di Poltronissima, ma prima di collegarci mandiamo un loro video per spiegarvi bene cosa fanno, perché ci sono molte sorprese che hanno da dare. Andiamo a vedere. Cosa sono le emozioni? Ti fanno battere il cuore, ti fanno sobbalzare, ti rendono vivo. Attraverso la radio vi portiamo alla scoperta di chi le emozioni ve le farà vivere con semplicità, leggerezza e passione. Il teatro ci farà viaggiare tra queste sensazioni, grazie agli artisti che lo animano con la loro energia, voce e talento. Il teatro è emozione. E l'emozione è vita. Poltronissima! La buona abitudine di andare a teatro. Ma non solo! E adesso, dopo avervi fatto vedere il video, andiamo a chiamare i nostri Luca e Max di Poltronissima. Ciao a tutti, ciao amici, buonasera a tutti quanti. Ciao, grazie. Siete favolosi. No, vabbè, siete una grande famiglia. Sì. Poi, vabbè, i ringraziamenti prima della fine fateceli fare, beh, perché certo, sono doverosi. Grazie anche di questo video che ci teniamo a dire è stato realizzato al Politecnico di Torino, sì.
e poi con il grande Teatro Alfieri di Torino. Sì, una grande location, sì. Veramente, grazie a tutti. La famiglia Mesturino che ci ha concesso tutto questo, assolutamente. Assolutamente. Ma io vi devo chiedere un commento. Certo, certo, lo aspettavamo, devo dire. Già sapete, ma Fioralba. Fioralba, allora, secondo me Fioralba non ha scelto il pezzo giusto. Io e Max, quando abbiamo visto l'interpretazione, che devo dire, di questo One Day I Fly Away, che è molto bella, però lei, bravissima, non è arrivata, a noi è piaciuta comunque, vabbè, perché devo dire, insomma, l'abbiamo amata dall'inizio, abbiamo seguito il percorso, anche se sì, giustamente bisognava guardare l'interpretazione, quell'interpretazione non ha esaltato completamente la sua capacità anche di espressività, che anche a livello di movimento, di ballo, secondo noi. No, infatti, e quindi, vabbè, capita alle volte nella finale, ma insomma, come diceva già Danny, anche a Sanremo succede, sei giù, sei in fondo, così, ma se c'è la grande capacità, e guardate che comunque tutti i concorrenti che ci sono questa sera sono veramente molto bravi, sì, difficilissimo, sì, scegliere qualcuno, sì, un po' più, un po' meno, sì. E vabbè, ritenta, sarei più fortunata nella vita. Sì, anche perché Stefani, è stato difficile per molto, noi comunque. Molto. E tra l'altro, io prima ho anticipato, no, senza spoilerare, che c'è una sorpresa per i concorrenti. Sì, no, anzi, già, è una sorpresa per chi arriverà direttamente. Ma no, non dico, faccio parlare direttamente voi. Non ancora, lo annunciamo dopo. Dopo. Teniamo la suspense, mi piace tantissimo. Grazie. E noi ci vediamo dopo e grazie mille. Grazie. Ciao. A dopo. E adesso andiamo a vedere dalla categoria Under 14. Andiamo direttamente a vedere chi è dalla settima posizione. Allora, prima di capire, per quanto riguarda i video, adesso, prima di farvi vedere chi saranno dal settima posizione, andiamo a vedere se i nostri Andy e Mary hanno fatto, come abbiamo detto, se sono sempre in amicizia e vanno d'amore e d'accordo. E chiaramente chiedo anche a Andy e Mary di dare già subito la loro opinione su chi li ha colpiti. Mary. Caro, chiaramente io vi lascio la privacy, non vi do fastidio, quindi vi lascio capirai. Ora te la faccio io la domanda a te. Va bene. Ti è piaciuto? Allora, io ho avuto un amore particolare per Alessio Pollastrini, mi sono venuti i brividi, è molto bravo, centrato, era un video bellissimo, mi è piaciuto molto. Questo per i 15-18. Per i over 19 mi è piaciuto molto Enrico Cava, un video geniale, e i piccolini io non posso mai dare preferenza perché i piccolini sono tutti, come fai? I piccoli per me dovrebbero essere presi e fatti vincitori tutti, solo per il coraggio, però alla fine è una gara, per quanto comunque virtuale, in amicizia fra tutti che possa essere, è una gara. Sì, lei ha ragione. Allora, io invece voglio dire una cosa. Io, a differenza di ieri, che ho detto della Martina Meaccia, a proposito, che avevo detto che l'esibizione di ieri non era, diciamo... Allora, siccome mi sento di troppo, chiedo un attimo alla regia di togliermi e far vedere soltanto Andy e Mary per il loro momento. Accidenti. Gioia, che onore, che privilegio. Questa cuffia in testa mi sembra di essere uscita dalla doccia. Non lo volevo dire, però... È vero, perché tu pare tu c'hai la bandana, tu fai pizzaiolo. Vedrai. Stavo dicendo appunto, a proposito della Martina Meacci, stavo dicendo che ieri avevo detto che era un'esibizione, secondo me, non di quelle che, secondo me, non eccezionali, nel senso, non per quanto riguarda, diciamo, lei, certo, come, proprio come esibizione, secondo me lei illuminava, certo, di più sotto altri pezzi. Invece devo dire che questo pezzo invece di oggi stasera mi è piaciuto molto. È un pezzo molto, ma molto, come si può dire, molto, insomma... Oddio, ora mi sfugge la parola, comunque
Lo dire, tra un'altra. Sì, tanto poi lo vedranno poi dopo. Poi a me, come ho detto anche prima, mi è piaciuta molto Letizia Casotti, perché la trovo appunto una ragazza molto... Letizia è una ragazza completa. Sì. Canta, sì. Balla, recita. Che poi se l'abbiamo vista fare tutto. Letizia, Letizia dovrebbe averne 17, 16, 17. Comunque molto brava, molto, ma molto matura. Poi mi è piaciuto anche a me... Alessio. Alessio, il finale veramente è stata una cosa, secondo me... Sorprendente, sorprendente, sì, molto. Sì, molto. Isabella Colomo. Giusto, Isabella, mi è piaciuta più stasera in questo pezzo che in quello che ha fatto le altre volte. A me no, devo essere sincera, sì. A me è piaciuta molto più in Gemi che in The Prom. Sì. A me è piaciuta di più, l'ho trovata un po' più nel ruolo, ecco. Certo, ovviamente parlando sarà molto che io, sarà che io forse il pezzo che, se non mi sbaglio, c'era anche ieri, che si è visto ieri, era un pezzo un po' troppo, non lo so, mi sembrava un pezzo forse da adulta. No, magari è comunque no. Stasera è proprio un pezzo, non capisci niente. Sì, sì, no, sì. Volevo solo sperarti l'orecchio per ricordarti quanto bene ti voglio. Grazie, ma anche scusate a tutti, ma io ho una voce assurda perché l'aria condizionata mi sta uccidendo, quindi andrò a cercare il telecomando. Stefani! Eccomi qua, grazie mille, che belli che sono. Io sono una loro fan. Ma adesso, parlando di fan, andiamo a vedere subito, senza indugi, la categoria Under 14. E adesso, al settimo posto abbiamo... Per quanto riguarda categoria Under 14, al settimo posto abbiamo Artemisia Boldrini. Complimenti! E al sesto posto abbiamo Lisa Ceriello. Bravissima! Complimenti! E adesso andiamo a chiamare Paolo Vitale. Ciao a tutti, eccomi. Ciao a tutti, buonasera. Allora, mi sentite? Ecco, ora sì. Colgo l'occasione, infatti, di annunciare a tutti i giudici di aspettare un mio cenno per parlare di quando entrate, così almeno tutti vi possono sentire, va bene? Innanzitutto, ciao Paolo! Ciao, ciao a tutti. Io nel frattempo guardo i miei voti, la mia classifica, per, diciamo, un po' per rinfrescarmi la memoria. Perché? Non ti preoccupare. No, perché ci tengo a dire alcune cose che... Certo, appunto, allora innanzitutto ti chiedo... Dimmi. Ti chiedo un commento su questo settimo e sesto posto, cioè al settimo abbiamo Artemisia Boldrini e al sesto abbiamo Lisa Ceriello. Sì, allora, sono due posti che devo dire un po' mi aspettavo, perché sono due ragazze... In gamba, che hanno sicuramente del talento e che devono studiare, quindi non mi meraviglio a trovarlo un po' a metà classifica. E anche i miei voti appunto sono stati abbastanza in linea con queste posizioni. Sicuramente Artemisia si è impegnata molto nel video, anche dal punto di vista, diciamo, appunto scenografico, coreografico, quindi probabilmente ha quel qualcosina in più nel... Ci vediamo dopo, ci sono problemi tecnici. Ah no, ok, perfetto. Paolo, scusa, abbiamo perso soltanto un pezzettino di quello che hai detto, perché è andata via un attimo la linea. Se puoi ripetere solo l'ultima cosa che hai detto, l'ultima frase. No, dicevo che Artemisia si è impegnata forse un po' di più nel video, proprio nel confezionamento del video, quindi la parte di costume, scenografia, e questo, in questo tipo di concorsi, chiaramente fa piacere. Certo. Proprio perché, lo ripeto ancora una volta, si tratta di musical, e musical è uno spettacolo a 360 gradi. Certo. Non si valuta assolutamente la voce. Certo, e devo dire che Lisa Ceriello ha una grinta favolosa, cioè esprime sempre tanta grinta in ogni video. Molto, già ieri molto. Nella finale con Matilda e oggi e nella finalissima con un fantastico Lion King. Esatto, scusate, c'è un felino che passa. No, è una cosa che volevo dire un po' a tutti,
della categoria, che l'abbiamo detta tra l'altro anche nella prima puntata, bisogna sempre prestare molta attenzione al tipo di brano che viene scelto per l'età, diciamo, anagrafica del personaggio. Quindi avere una bambina di 8 anni che interpreta una donna anziana, per quanto puoi essere brava, sei sempre un po' fuori parte. Quindi, certo, in questa gara sono sempre state avvantaggiate coloro che hanno scelto dei titoli e dei brani proprio appropriati all'età reale. Assolutamente, d'accordo con te. Grazie mille, Paolo. Grazie a te, ciao. Ciao. E adesso andiamo alla categoria 15-18. Andiamo a vedere chi sarà alla settima e alla sesta posizione. E abbiamo alla settima posizione Federico. Per quanto riguarda la categoria, vado a ripetere, 15-18, alla settima posizione abbiamo Federico Picchi, complimenti! Alla sesta posizione abbiamo Edoardo Arcari, bravissimi, bravissimi, e chiedo un commento. Adesso andiamo più a vedere anche la voce con il nostro Armando Pozzo. Ela! Wow! Come va? Stra bene, che onore! Con gli occhiali hai stravinto, Armando, sei favoloso, sei favoloso. Salve! Ciao! Allora, Armando, allora, ti chiedo subito un commento su Federico Picchi e Edoardo Arcari per quanto riguarda la categoria 15-18. Ribadisco che è stato complicato anche per me votare, perché veramente siamo arrivati siamo arrivati a un punto in cui ognuno di loro ha delle caratteristiche, quindi ti dico che non è stato semplice, veramente più di tutti questa volta non è stato semplice, ok? Certo. Vado a parlarti di Federico ed Edoardo. Allora, aspetta che me li individuo un attimo anche sulla playlist, ok? Certo. Edoardo, hai detto Arcari. Sì, e Federico Picchi. Suspense, eccolo qua. Ok. Allora, Federico... io l'ho sempre apprezzato fino a questo punto, perché è un ragazzo che suona oltre a cantare, quindi si sente quando canta che è un musicista. Quindi comunque io ho apprezzato sempre queste sue esibizioni dove introduceva comunque un elemento suonato assieme al fatto che cantava, eccetera. Mi aspettavo da Federico un pezzo un po' più impegnativo questa volta. Certo. Hai dei consigli anche o delle critiche costruttive anche in generale, non soltanto per Federico Picchi e Edoardo Arcari? Bisogna imparare a osare, sempre. Osare. Soprattutto quando si studia. Soprattutto quando siamo in un momento in cui stiamo crescendo. Bisogna imparare a osare il più possibile, perché poi sul palco non c'è il tempo di osare, non c'è più non c'è lo spazio per fare questa cosa. Assolutamente. Poi, essendo anche performer completi, quando portano magari dei numeri dove è prevista anche la danza, ci sono anche dei consigli che vuoi dare per quanto riguarda la voce? Questa è una bella domanda, tesoro. Per quanto riguarda la danza, è importante, secondo me, sviluppare un controllo fisico, profondo, di quello che andiamo a fare. Perché quello che si fa durante la scena, in una scena di qualsiasi, di musical, nell'80% dei casi sarà cantare in posizioni scomode, in posizioni innaturali, in posizioni che remano contro quelle che sarebbero le condizioni ottimali di quello. Assolutamente. Quindi ci vuole comunque il controllo, ok?
Certo, grazie mille Armando per i tuoi favolosi consigli. Ti mando un bacio. E adesso, prima. Allora, Arianna Galetti dice in bocca al lupo a tutti. Grazie Arianna, sei favolosa, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Sei stupenda. Adesso, prima di introdurvi una persona molto speciale, anzi, no, un video molto speciale, in queste settimane abbiamo avuto diversi giudici, ma uno molto speciale che si è travestito in ogni giro di giostra e non solo, ci ha emozionato tantissimo. Ma adesso, ed è entrato chiaramente nel nostro cuore, e adesso vado subito a farvi vedere questo favoloso video. Ma hai stretto proprio il turbante, che ho detto io. Che vi ha fatto Miss Saigon? Le asiatiche vi fanno un po' schifo? Questo è body shaming, è racing shaming, cioè ce ne fosse stata una con un palo, niente. Ma devo dire che i commenti di Lucio Leone sono di una finezza e di un tagliente che fanno paura. La Ramis del musical. Mary, lo sai, io ho invocato l'arrivo di un'orca perché non ne potevo più di sirenette. Oh no, vabbè. È il tuo rock. We love Wiki Lucio. Io ti adoro. Io ti adoro. Lucio, we love you. Lucio, come vanno? Male. Sei capra. Sei una capra. E vabbè. Ecco. No! No, vabbè, ciao, adoro. Vabbè. Is it wrong? Is it right? Be a thief in the night, mother. Ma sapete che fa un caldo porco con sta roba addosso? Oddio, mi stanno cascando le corna. Malefica tutto attaccato. E lei e suo cugino sono così. Sono degli adulti in formato bonsai. Io avrei voluto fare la ola da solo, ma viene malissimo la ola da solo, quindi. Non ci avete mica creduto, non so se si vede. No. Siete praticamente identici alle sorelle Sanderson di Hocus Pocus. Con quello strano abito che sembrava più pronta per fare una macumba, ma va bene lo stesso. Il teatro lo ha sempre fatto, lo ha fatto il teatro, la musica, l'arte, lo ha sempre fatto, di mettersi e schierarsi dalla parte di chi aveva delle rivendicazioni. Siccome viviamo in un momento in cui dobbiamo ricordarci, inginocchiandoci, alzando una mano, che tutte le vite hanno dei diritti, e purtroppo ci sono delle situazioni in cui questo non viene ricordato. Quello che scegliete e soprattutto il taglio che darete, anche perché di nuovo sarà necessario recitare, ecco, per favore, non recitate solamente le parole di un personaggio, regalategli qualcosa, scegliete che tipo di artisti volete essere, se volete che vi dicano bravi, oppure se siete timidi e regalate qualcosa di voi a ogni interpretazione. Perché è un bel modo di partecipare anche alla discussione, alla politica, perché poi la cosa peggiore che hanno fatto questi ultimi anni è di rendere una parolaccia la parola politica. Io faccio parte di una generazione in cui invece la politica era una cosa bella e si faceva nella vita di tutti i giorni. Fatelo di nuovo, per favore, e rendetemi orgoglioso, scusatemi, suona paternalistico, ma c'ho anche un'età per cui posso permettermelo. Rendetemi orgoglioso di aver fatto parte di questo progetto e di avervi, spero, dato dei consigli che vi hanno aiutati. Spero che questo consiglio vi aiuti a scegliere e a fare qualcosa di bello. Favoloso, favoloso, grazie mille Lucio, davvero.
favoloso. Lo ripeto di nuovo, favoloso. Mi ha fatto quasi piangere, mi sono anche truccata. Non si vede, ma mi sono truccata, Lucio, tra poco arriviamo da te. Prima andiamo a vedere l'ottava e la settima posizione della categoria over 19 e poi Lucio. E dalla categoria over 19, ottava posizione, abbiamo Giulia Mannini. Complimenti, Giulia! E alla settima posizione abbiamo, sempre categoria over 19, Paolo Valenti. Complimenti! E adesso, l'ho detto prima e lo ripeto, favoloso! Ma prima di... Senti, Lucio, lo so, ti do la sospensione. Ma prima... Chiamo Danny Lanza perché deve essere con me in questo momento. Chiamo il nostro creatore della Turbante Challenge. Sei accanto a me, però devi venire con me in video, ok? Per annunciare questo fantastico Wiki Lucio. Poi tutte le volte che rivedo quel video mi viene da piangere. Mi commuove tantissimo. E adesso andiamo a chiamare Lucio Leone. Ha vinto tutto, ragazzi. Ha vinto tutto. Il vero vincitore della giostra è Lucio Leone. Esatto, esatto. Ha una giostra in testa, ragazzi. Oh, per la finale, una giostra in testa. Io ve l'avevo detto. Ma non mi aspettavo così tanto. Un altro, non so, vuoi chiamare Sandro Avanzo? Non so, lui, penso che possa fare Miss Saigon. Ma l'hai costruita tu? Eh? Ma l'hai costruita anche? Certo. Certo. No. Cioè, Lucio, ma tu sei... Ma sei pazzesco. Ma stai scherzando. Io sappi che c'ho Lila Campolongo che sta per morire. Chiamiamo anche lei dopo. Claudia, intanto un bacio. Allora, Lucio, un commento su questo video. Abbiamo racchiuso per te i momenti più simpatici e anche il momento più commovente della giostra. Un secondo prima di commentare queste posizioni, vuoi dirmi che cosa ha significato per te essere dei nostri? Allora, io l'ho fatto più volte, considero un'estensione questo di far parte delle due, ma tutto questo me lo fai dire con in testa una roba che faccio l'albero di Natale? Sì, ovvio, ovvio. Fate finta che io sia anche una persona seria. Lo considero un'estensione del mio essere insegnante, nel senso che comunque le giurie parlanti possono distruggere a volte, possono magari mettere di fronte a delle situazioni per cui la nonna, la zia che ti dicono che sei pazzesco allungandoti a 50 euro sotto Natale, ti fanno credere che vada tutto bene. Ma siccome questo è un mestiere, una professione, va fatto con competenza e consapevolezza l'abbiamo detto più volte, ma evidentemente serve ripeterlo molto in una fase di formazione dei ragazzi. Allora, credo che far parte di una giuria e cercare di portare con onestà dei pareri professionali che possono dare un punto di vista esterno rispetto a quello appunto della mamma e della zia che ti dicono che sei pazzesco a prescindere, ecco, io credo che serva alle persone per migliorare se stesse. Dal punto di vista del talento, perché insomma il talento o ce l'hai o non ce l'hai, ma poi va costruito. C'è anche una parabola biblica, credo, che parla esattamente di questo. Quindi l'ho considerato come considero sempre il fatto di avvicinare i ragazzi e di assistere con tutto quello che è la mia esperienza, il mio gusto, le cose che so, assistere e poi dare un punto di vista. Non è definitivo, è ottimo, ma non definitivo.
ma questo punto di vista, insieme a quello degli altri, deve aiutarli a ragionare. Allora, in tutto questo io l'avevo già cominciato ad annusare verso la settima, ottava puntata, al giro di giostra. Sono convinto che siamo davvero serviti a qualcosa. E lo ripeto, basta guardare i video dei primi giri e vedere, non sono diventati smaliziati, sono diventati proprio più bravi, perché all'università diventa più furbo su come passare un esame. Qui sono diventati più bravi. Ci sono stati dei video in quest'ultima finalissima, ma anche ieri con la finale, che erano praticamente perfetti. Quindi un pochino di merito credo che ce lo dobbiamo ascrivere tutti noi che abbiamo... Assolutamente. Allora, io con l'occasione ti chiedo, allora, Giulia Mannini ottavo posto e Paolo Valenti al settimo posto. Io devo dire che da questi due concorrenti ero convinto qualche settimana fa che sarebbero arrivati un po' più su in classifica. Allora, devo essere sincero, cos'è successo? Allora, ricordiamo che è vero che oltre alla giuria che ha votato per il 75% c'è anche un voto del pubblico che ha influito, che è del 25%, ma secondo te cos'è successo? Hanno fatto le scelte giuste? Allora, nel caso di Paolo relativamente, nel senso che lui ha ripresentato il suo primo video, che era quello di Sgambo Express, Steamboat Shanks, io sono ancora... pre-travaglio, nel senso non di parto, ma nel senso di traduzione dei gatti in arancia. Non voglio dire, cioè, vi siete, credo, divertiti con questa cosa in vereconda che ho sulla testa, perché non ve l'aspettavate. Se io fossi tornato a fare Frida Kahlo, probabilmente non avreste... partecipato a quello che io volevo fare, ed è esattamente quello che è successo con Paolo. E parlo di lui, ma ci sono stati altri che per vari motivi, magari erano in vacanza o stavano lavorando, non potevano girare due video, finalissima e finale, oppure non girarli affatto, e quindi lui ha riciclato. Il che va benissimo per Greta Thunberg, un po' meno per la giostra. Quindi Paolo, secondo me, ha sofferto di quello. Era un video incredibile, ci siamo molto divertiti, abbiamo apprezzato tantissimo quando l'abbiamo visto la prima volta. Ovviamente quando si va a scontrare con dei pezzi da 90 ormai al decimo giro, diciamo che non ha sortito lo stesso identico effetto. Per quanto riguarda Giulia mi è piaciuta davvero molto. C'era un problema tecnico, secondo me, che Six è chiede un passaggio successivo, chiede una voce pop di una voce musical, cioè una sorta di piccolo bipolare attacco di schizofrenia. Giulia, secondo me, ha fatto molto bene, non era precisissima su quello stile, ma io ho amato tantissimo e ha cantato benissimo la sua interpretazione, quindi pazienza. Ma ormai stiamo giocando veramente alla zona Cesarini, che cosa vuoi dire? Assolutamente, anche perché Lucio, guardo io qua davanti i giudizi, con i voti, con i punteggi, scusami, e devo dire che la differenza tra un concorrente e l'altro è davvero, davvero minima. Qui stiamo parlando proprio di millesimi, quindi... Secondo me si incazzano ancora di più adesso. Io vi ho dato dei voti alti, non prendetevela con me, e poi comunque posso invocare la semi-infermità mentale. Sì, è vero. Okay, Lucio, allora con la tua giostra in testa, sì. Ci salutiamo e ci vediamo dopo. Sei straordinario. Grazie, ciao. Lucio. Ciao. E adesso andiamo a vedere per quanto riguarda la categoria Under 14 alla quinta e la quarta posizione. E abbiamo alla quinta posizione per quanto riguarda la categoria Under 14, quinta posizione Sofia Rizzotti, complimenti! E quarta posizione, categoria Under 14, Alessia Beghini. Complimenti ad entrambe e adesso chiedo un commento
da non solo Lucio De Leone, ma dal trio, perché Lucio Leone, Simone De Rosa e Claudia Campolongo sono insieme appositamente per la finalissima della giostra del musical, e vado a chiamarli a tutte e tre. Ciao! Ciao! Che onore! Buonasera! Ciao! Anzitutto ciao Claudia, che tanto che non ci vediamo, e chiaramente ciao al nostro Simone De Rose e di nuovo al nostro Lucio. Lucio, ti sei tolto però la giostra. Eh beh, direi che era abbastanza. Non c'entravo, no? Io. Se non entravamo tutti e tre. O la giostra o la Campolongo. Esatto, esatto. Per l'ultima cosa gli do i fiori di Frida e il corno dell'unicorno. Facciamo una cosa tutti e tre insieme così. A famo strano. Esatto, allora... Facciamo iniziare prima la Claudia. Chiedo subito a Claudia un commento sulla quinta e la quarta posizione degli under 14 per Sofia Ricciotti e Alessia Bieghini. Devo dire che Sofia Ricciotti, per la sua età, ha una bella grinta e una bella presenza scenica. Direi che è meravigliosa, aggiungo. Allora, a parte il fatto che io sono felice finalmente di poter parlare con voi, perché non siamo riusciti l'altra volta. Io purtroppo con la tecnologia ho proprio un problema fisico e psicologico, e comunque, appunto, perché anche l'altra volta mi faceva piacere, no? Uno dà delle votazioni, dei giudizi, dei commenti, mi piace anche poter poi appunto spiegarli o comunque insomma farmi sentire anche con più parole. E no, io sono rimasta veramente, ma già dall'altra volta, folgorata chiaramente dai talenti di tutti, lo dico proprio con sincerità, perché non mi immaginavo che ci fossero tanti ragazzi che stanno studiando, che stanno facendo questo già da anche così piccoli, soprattutto appunto ora parliamo degli under 14, con dei talenti così straordinari. Sono rimasta proprio sorpresa, aggiungo piacevolmente, perché comunque quando si vedono le cose belle, quando si vede l'arte, è comunque sempre un piacere, soprattutto poi nei ragazzi piccoli. E certo. Cosa può dire appunto lei, Sofia, è strepitosa, perché poi se si pensa anche che è proprio piccola, già 8 anni se non sbaglio, ha già proprio un piglio e una grinta pazzeschi, è già proprio un animaletto da palco, passatemi il termine, non dico animale da palco, ma animaletto. Poi ha fatto esatto. Una big girl now, la più piccola di tutti. Certo. No, veramente molto 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 carina, e io ci avevo proprio quasi la lacrimina, perché nasce proprio un tipo di commozione quando si vedono delle cose così proprio belline, talentosissima. Assolutamente. Invece chiedo a Simone se sei contento per quanto riguarda la quarta posizione con Alessia Bieghini. Allora, prima di tutto spendo mezza parola anch'io su Sofia, dicendo che mi fa piacere vederla arrivata in finalissima, e anche a metà classifica ero un suo grande fan, perché come ho detto tante volte, a questa età questi anni di differenza fanno davvero la differenza. 5-6 anni quando ne hai 8 o 12 o 13 cambiano proprio tanto. 5-6 anni alla mia età 5, sono... Quando certo. Poi sei più grande, ma no, quando sei più grande, quando hai una voce e una fisicità più matura, una professionalità più matura, si percepisce di meno questa differenza. Mentre per quanto riguarda Alessia, devo dire che ragazzi, alla fine se la son giocata... bene le ragazze che sono emerse in tutti questi giri, essere, diciamo che lo sappiamo, abbiamo visto spesse volte le prime tre che si alternavano, da poco è arrivata Isabella Colomo negli ultimi giri, che ci ha fatto dire ah guarda questa che brava, che bella new entry, e quindi ce l'immaginavamo che fossero loro che potevano andare su, e poi in effetti così è stato. Alessia resta un grandissimo talento, una grandissima voce, diciamo che in generale rispetto ad altre scelte ha fatto magari scelte più felici in altre occasioni, forse per lei, però ribadisco la cosa che ho detto ieri sera, lei si è fatta tutti i giri più 2 finali, sono 11 brani, ripeto, e Claudia me lo dirà, molti di noi non hanno 11 brani nel repertorio. Molti di noi compresi. No, io l'ho detto, ci cioè, abbiamo messi anni comunque per costruire questo repertorio. Io ho apprezzato anche questa cosa, infatti, quindi, questo tutto a memoria, esatto. Tutto organizzato così, cioè
voglio dire, neanche quando si preparano proprio, si fanno gli allestimenti veri e propri, con i palcoscenici fatti in casa, insomma, esatto. Cioè direi che è comunque uno stragrande risultato per lei. Assolutamente. Io volevo aggiungere, se posso, ma brevemente, una cosa sulla piccolina, su Sofia Ricciotti, che mi ha colpito molto, e che è stato questo vedere una bambina così piccola, diciamolo, che aveva proprio molto divertimento nell'esibirsi, no? Perché a volte bravissima. Si vedono i bambini piccoli che vengono mandati a scuola, che fanno quello perché i genitori glielo fanno fare. Lei ha proprio un amore per questa cosa che arriva ed è molto bello, insomma, volevo dire anche questa cosa. Grazie mille. Concludo con un commento di Lucio. Sono ormai veramente, stiamo parlando di classifica, siamo in alto, no? Quindi che tu sia arrivata la terza, cioè, forse il posto peggiore è il secondo, ecco, per vero. Cui va bene così. Mi sono piaciute molto in entrambi i video, ecco, va bene. Questa è una giornata di festa. Non certo, siamo assolutamente. Tanto noi ci vediamo dopo. Ok. A dopo. Grazie mille a tutte e tre. E adesso andiamo alla categoria 15-18. Ed ecco la categoria 15-18 e andiamo a vedere la quinta posizione a Lucrezia Fantini. Complimenti! Alla quarta posizione abbiamo Letizia Casotti, bravissima, complimenti Letizia Casotti. E adesso andiamo, l'ho detto che ci saremmo visti dopo, però stavolta non col trio, stavolta solamente con Claudia Campolongo. Quindi Claudia, adesso in tête à tête tra me e te. Eccoci, eccoci, mi sentite? Sei di Milano, siamo di Milano, non si sente che sono di Milano? No, Claudia, di la verità. Figa, sono proprio di Milano Centro io. Di Milano Centro. No, ragazzi, sono toscana, Dio buono, ci si dovrebbe arrivare con Mario, tutti. Dignene. Allora, aspetta, perché io devo studiare, perché ragazzi, non è... Cioè, qui si segna tutto, abbiamo studiato come... Anche noi abbiamo dato un esame, eh? Allora... Esatto. Allora, in quinta posizione abbiamo Lucrezia Fantini e in quarta Letizia Casotti. Allora, guarda, parliamo di Lucrezia Fantini. Ok. Lucrezia Fantini, io devo dire che ho dato un voto molto alto, perché a me piaceva moltissimo il suo proprio timbro di voce. A me è piaciuto proprio il suo timbro. E infatti non voglio svelare il voto che ho dato, ma per me era certo. Una delle proprio pretendenti al podio. A me è piaciuta molto, proprio aveva un timbro che, sai, sono cose anche che si spiegano poco, nel senso si sentono proprio sulla pelle, no? Ci sono cose come dei gusti, sapori, la certo. Sua voce mi ha emozionato veramente molto. Okay, prima di sentire di Letizia Casotti, ti faccio compagnia con il nostro Danny Lanza. Eccolo! Che eleganza, Lanza! Scusate ragazzi, ma non mi ero messo le cuffie perché mi stavo sventolando. La Campolongo, te ne vai, oh! Claudia, allora, intanto sono strafelice che sei qua con noi, io ti faccio il cuore con le manine. Ce l'ho fatta, aspetta che mi sono volati tutti i fogli, aspetta. No, io sono felicissima perché l'altra volta non sapete quanto ho sofferto perché non riuscivo... Così ho detto. È vero. Quindi sono felice, ho detto vado a casa di Lucio, porca miseria, mi piazzo lì alle 6, guarda. Hai fatto benissimo, io sono un tuo grande fan, hai rilasciato un'intervista splendida per Musical Times, invito tutti gli spettatori a cliccare su Musical Times per andarla a leggere, perché hai raccontato delle cose splendide. È stato proprio un piacere, io me la ricordo non come un'intervista, ma come una bellissima chiacchierata, che tra l'altro non ci conoscevamo ancora, e ci siamo aperti come veramente dei libri, così. Assolutamente. Grazie. Allora, andando su Letizia Casotti, io voglio fare un complimento. Devo dire che questa ragazza nelle settimane mi ha stupito in modo particolare. Mi ha stupito perché è davvero completa. Io quello
che sottolineo sempre, perché poi è la verità. Quando vai a fare delle audizioni per gli spettacoli, devi comunque superare 3 prove: quella di canto, quella di danza, quella di recitazione. Se passi, vai al callback. Spesso ci si ritrova con persone che sanno cantare ma non sanno ballare, sanno cantare ma non sanno recitare, ed è un grande problema. Su Letizia devo dire che c'è la completezza artistica, ed è molto giovane, con un'ampia possibilità di miglioramento. Certo. Quindi io faccio i miei più sentiti complimenti per la completezza. Ora ti lascio commentare per sentire tu cosa pensi di lei. Guarda, assolutamente, io sono assolutamente d'accordo con te, e tra l'altro in questa esibizione è proprio venuta fuori questa completezza, secondo me, perché anche proprio la costruzione, no, del video, della coreografia, della regia stessa, cioè comunque dava proprio l'idea di essere in uno spettacolo, no? Quindi comunque si è ricreato, non è così facile, si è ricreata una situazione da teatro, quindi con coreografie, movimenti, eccetera, e questa cosa mi ha stupito molto piacevolmente, insomma. Tra l'altro qui apro una piccola parentesi, perché io volevo ringraziarvi proprio veramente dal profondo del cuore, perché in questo periodo la cosa che ci sta mancando di più a tutti noi artisti è proprio il discorso di esibirci e di entrare in un teatro, di salire su un palco e di vivere queste emozioni, no? Che sono tipiche del teatro e del musical. E seguire appunto la giostra del musical, seguire questi ragazzi, seguire questa, che poi tra l'altro l'hanno fatto con una grandissima dedizione, cioè tra costumi, scenografie, coreografie, cioè è questa cosa a me ha aiutato moltissimo a non sentire questa mancanza, nel senso siamo rimasti, che bella cosa. Grazie Claudia, spazi non ci siano ancora e le occasioni, tu hai continuato a mantenerla viva, e questa cosa ti ringrazio particolarmente. Ma grazie, perché è la gratificazione più grande. E a tal proposito io voglio ringraziare gli insegnanti delle scuole, i genitori, le famiglie, perché dietro ogni artista che si esibisce c'è una famiglia che sostiene economicamente, perché questo bisogna dirlo, il sogno del figlio, e ci sono degli insegnanti validi, scuole molto valide che li preparano, quindi dietro alle performance che noi vediamo c'è un lavoro pazzesco, quindi il ringraziamento più grande va a quei protagonisti invisibili che non si vedono, ma che sono dei grandi protagonisti, perché concretizzano quelli che sono questi sogni, quindi grazie a tutti voi. È vero. E grazie a te Claudia, ci sentiamo dopo, queste parole mi hanno riempito il cuore. Grazie a voi, tanto ci trovate qui sul divano tutti insieme. Ciao. Con i tre di Milano. Ciao, a dopo. E adesso è venuto il momento degli over 19. Andiamo a vedere la sesta, la quinta e la quarta posizione della categoria over 19. Dalla categoria over 19, sesta posizione, abbiamo Miriam Bizzarri. Complimenti Miriam Bizzarri! Alla quinta posizione abbiamo Vittoria Licostini. Complimenti! Alla quarta posizione abbiamo Nicolò Slavic. Complimenti! E adesso vado a chiedere subito l'opinione. Non invito il trio di Milano, adesso sento Simone De Rose da solo, tête à tête. Simone De Rose. Eccomi qua, ciao ragazzi, ciao. Di nuovo. Ciao Simo, con i tre di Milano. Dunque, e cosa diciamo? Ribadisco quanto detto prima, da adesso in poi siamo proprio insomma in posizioni buone, per cui sebbene loro fossero tutti bravi, si intende particolarmente ora se la giocano per poco. Allora, sesta è arrivata Miriam. Devo dire, esatto. A me Miriam è piaciuta moltissimo, moltissimo. Mi sono piaciuti molto, ma lei nella mia categoria personale, nella mia classifica personale, con onestà dico che era anche un po' più su di qua. Perché a me è piaciuta molto, ha azzeccato benissimo, ha proprio azzeccato la scelta del brano. Ha cantato molto bene, ma vabbè, ma qui da adesso cantano bene tutti, per cui sarà un po' banale dirlo, però devo dire che le ha proprio centrato
molto di più di magari di altre occasioni. Ciao Danny di nuovo. Quindi più che altre volte, questa volta il brano per lei era proprio giustissimo ed è stata super, secondo me è stata super. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta moltissimo anche Vittoria. Devo dire che non è una critica, Vittoria, è una considerazione, che la scelta di un brano per la finalissima, commentavamo magari prima, lo dico così come se niente fosse, prima dell'esibizione chiacchieravamo fra noi e dicevamo comunque che alcuni brani in cui magari si esce di meno vocalmente, sebbene interpretato benissimo, perché l'ha fatto davvero bene I Dream the Dream, sebbene interpretato benissimo, magari rispetto a scelte più ardite, chiaramente in una gara ti mette un po', magari può penalizzarti, ok? Perché questa, ricordiamoci, l'abbiamo detto in mille occasioni, non è l'audizione per un ruolo, per cui devi essere perfetto per quel ruolo, devi comunque colpire la giuria per qualcosa, per interpretazione, per voce, e quando si arriva in una finalissima dove comunque hai tutta gente con attributi, per dirla elegantemente, ce la si gioca anche nella scelta dei dettagli. E spendo le ultime parole per Nicolò, e devo dire, Nicolò, questa giostra l'ha fatta a salire proprio, cioè mi convinceva poco all'inizio, più è andato avanti, più si è proprio ha combattuto, continuando a portare brani e a reinventarsi, ascoltando sempre i nostri consigli, e ha fatto, devo dire, una finalissima, devo dire, per me, da botto assoluto, che e onestamente mi fa veramente tantissimo piacere dirla questa cosa, non mi aspettavo un miglioramento così netto rispetto all'inizio, quindi vuol dire che ci ha fatto proprio tanto sulla scelta, sullo studio del numero, del video, veramente fra ieri, fra quello della finale e quello della finalissima. Poi qua bravissimo, ha fatto un numero triple molto bello, lo dice, cavoli, questo è proprio da finale, da gara, insomma. È un ragazzo comunque che credo abbia intorno ai 23-24 anni, perché al massimo forse anche meno, per cui insomma direi che ha tutto il tempo per emergere, però ribadisco, se è migliorato così tanto in poco tempo, perché 9 settimane di fondo sono poco più di 2 mesi, però una grinta così va assolutamente premiata, e devo dire che mi è davvero tanto piaciuto questa performance. Allora, io devo dire questo, Miriam Bizzarri mi ha stupito in un modo incredibile, anche io le ho dato un voto molto alto. Nicolò Slavik ha ballato e ha fatto tap, quindi tra pochissimo vorrei chiedere l'opinione della SUS, perché vorrei sentire lei cosa pensa della sua esibizione riguardo al tap, ma so, mi dicono dalla regia che vuole intervenire anche Paolo Vitale, giusto? Sì, mi sentite? Eccoci Paolo, ciao! No, scusate, io voglio intervenire non a favore di o contro chi, perché non è questo, però io ho amato Vittoria veramente tanto, perché soprattutto con questo video io non ho visto una ragazza cantare musical, io ho visto un'attrice recitare. E devo dire che per quanto ci possano essere delle imperfezioni vocali, musicali, ma lei stava veramente vestendo i panni del personaggio. Lei era quel personaggio. Lei era veramente emozionata. Lei dava un senso alle parole che diceva, non le stava solo cantando, le stava recitando. E quindi veramente mi ha emozionato, mi ha fatto venire la pelle d'oca, e quindi per me veramente è stato uno dei voti più alti che ho dato.
anche gli altri. Però veramente un applauso a Vittoria, perché secondo me, se riuscirà a interpretare sempre come questo video, migliorando tecnicamente, insomma, crescendo, potrà veramente fare tanta carriera. Wow, cavolo, Vittoria, sei arrivata quinta, ma hai fatto venire i brividi a Paolo Vitale, senza al palco. E quindi grazie, e complimenti, perché queste sono le vittorie più grandi. Quindi grazie a Paolo e grazie a Simone. Come? No, dico grazie a voi, perché ci avete fatto scoprire dei ragazzi pazzeschi, cioè... Mary lo sa, io ogni settimana a mandare i messaggi, ma questo chi è? Ma dove arriva? Ma questa come fa? Che bello! Ah, bellissimo! Assolutamente, poi sono sicuro che questi ragazzi li vedremo sul palco e saremo nella platea a recensirli tra qualche tempo, sono sicuro. Ci tengo a precisare che noi non sappiamo, almeno io, non so nulla di loro, non so l'età, non so da dove vengono, non so se studiano, se non studiano, se fanno parte di scuole, di accademie, non so niente, quindi nella totale imparzialità semplicemente giudichiamo quello che vediamo e sentiamo. Quindi questo è assolutamente un altro, sì. Un altro punto. Anzi, grazie per la precisazione, perché non è così scontata. Effettivamente noi inviamo le schede alla giuria e la giuria non sa nulla, sa nome, cognome, la fascia di appartenenza e l'esibizione che comunque porta, basta, non sanno altro. Poi ovvio, in questo campo può essere che ci si ritrova per degli stage, per degli workshop, perché questo campo è comunque piccolo, è più piccolo di quanto si può pensare, ma sono persone che non conosciamo spesso, quindi questa imparzialità è importantissima. Quindi ti ringrazio Paolo, ringrazio Simone e chiamerei Ilaria Sus per sentire l'opinione sulla parte di Nicolò Slavik di TAP. Ma buonasera. Ciao. Ma Ilaria, ma ciao. Allora, infatti dicevo, ma perché con me non è ancora comparso? Perché ero un attimo. Ho messo dei cuori, eccomi, perché tesoro. Non sono riuscita a mettere altro. Ho messo tanti cuori per che voi. Bella che sei. Sei splendida, poi tra l'altro tu hai un'ironia, cioè tu devi fare l'attrice, sei una di noi, sei folle come noi. Avevo fatto, ora sono in pensione, come di no, sto scherzando. Volevo salutare Simo, volevo salutare tutti, perché avete messo veramente insieme una serie di colleghi meravigliosi, grazie, perché ottimo, è veramente, ottimo. Che bello. Allora, io Nicolò Slavik... Avevo scritto... Che cosa pensi della sua parte di TipTap? Guarda, io mi sono riguardata perché ho qua tutti i fogli di tutte le varie volte in cui ci sono stata. Avevo già scritto che aveva un gusto musicale per il TAP meraviglioso, perché lui aveva già fatto l'Alibi of Broadway. E quindi me lo ricordavo molto bene, perché aveva inserito veramente con un gusto musicale molto maturo il TAP, quindi ero rimasta veramente colpita. Questa volta, come ha detto Simo, sono rimasta ancora più piacevolmente sorpresa. Écarté, danza, veramente a 360 gradi. Un pochino meno pulito forse questa volta nel TAP rispetto all'Alibi of Broadway, ma una grinta meravigliosa, quindi... Insomma, veramente, come è stato detto più volte, hanno fatto talmente tanti esibizioni, hanno montato talmente tanti pezzi che, ragazzi, veramente chapeau, cosa gli vogliamo dire? Assolutamente sì. In più, io voglio dire questo, io sono un sostenitore della tap dance in modo incredibile, nonostante non sia un coreografo di tap dance, non faccia tap dance, ma effettivamente riconosco il valore che ha questa disciplina, che spesso è considerata nelle scuolette, e mi permetto di poterlo dire, come la Cenerentola delle discipline, quando in realtà ha un valore incredibile. Quindi io realmente ringrazio te e tutti i colleghi tuoi che si impegnano a insegnare questa disciplina, che in Italia è poco conosciuta rispetto all'estero, e che cercano ogni anno di valorizzarla e di farla conoscere, perché è importantissima. Quindi grazie a nome mio, a nome di tutti quelli che fanno musical e lo fanno con cuore, perché state diffondendo una disciplina che è più di una disciplina. Quindi grazie Ilaria, davvero. Grazie a voi. Ciao Ilaria, grazie mille. Ciao.
E adesso andiamo, innanzitutto saluto te Danny e ci vediamo dopo. E adesso andiamo a vedere gli under 14 con la, ma prima di andare a vedere gli under 14 andiamo a vedere gli over 19, perché dobbiamo andare a vedere assolutamente la, anzi, aspettate, sono bionda oggi. Dopo tutto questo discorso, prima di andare a vedere questo, ma dopo Tap Dance, allora, I'm confused now. Io voglio dire questo, ragazzi. Non so se dalla regia l'abbiamo fatto quel video su Stefani, non ce l'abbiamo fatta, ma allora Stefani fa la buona. Fa quella che parla, non lo così sono andiamo per a vedere, quando in realtà proprio di questo non ha nulla. Non riesco a capire per quale motivo la telecamera la fa essere una pantera, una bionda, che dice delle frasi che non hanno senso. Che cosa vuoi dire degli over 19? Tipo, nulla. Avevo detto bene, under 14, avevo detto bene. Allora, ma sei nera, sei di colore, come dici tu? No, di colore no, di colore no. Non si dice I'm black. Ecco, questa è la vera Stefani. Ma io volevo essere elegante. Ma che elegante di che? Ma oggi brillo, luccico, dovevo essere un po' elegante. Ecco, muove un po' le ciocce. Che tra l'altro dopo voglio dire a Lucio Leone che stavolta sono coperta e non mi ha detto niente. E dopo è la finale, eh? Vabbè, ma io... Come vedi mi sono tolto il turbante. Allora, io ho sempre il cappellino perché ho due peli in testa, quindi ovvio che mi copro. Al di là di questo, mi sono tolto il turbante perché me l'hai fatto tu e me l'hai stretto e avevo il mal di testa. No, chiariamo sì, invece, le cose, bella. No. Ciao. Ci vediamo dopo. Allora... Adesso andiamo a vedere i finalisti degli under 14. Andiamo a vedere la terza posizione degli under 14. Medaglia di bronzo! Isabella Colomo, under 14, terza posizione! Bravissima! Ma visto che sei con me, ti chiedo subito un parere della terza posizione e poi vado a chiamare un altro giudice. Ma prima ti chiedo un commento sulla terza posizione con Isabella Colomo, che tra l'altro faccio un grosso applauso perché Isabella ha partecipato a un giro di Zosta di LGBT e complimenti, ed è arrivata, ha superato la sfida uno contro uno ed è arrivata in finalissima ed è al terzo posto. Assolutamente, quindi... alla giostra non bisogna mai stupirsi perché ci sono delle sorprese ogni giro. Al nono giro si è presentata questa ragazzina, ha vinto, è andata in finale, ha vinto la sfida uno contro uno e ora è sul podio, medaglia di bronzo. Complimenti a Isabella Colomo, può scrivere sul suo curriculum, sono arrivata al terzo posto per la giostra del musical, quindi un grande complimento, un abbraccio forte, un bacio a Isabella Colomo. E a tal proposito vorrei sentire l'opinione, perché non mi voglio più esprimere, basta, di Armando Polito. E guarda anche lo sfondo, glitterato. Siamo Armando. Eila. Isabella. Isabella. Vai. Allora, io penso che Isabella, anche in maniera inconsapevole, devo dire, abbia un estremo controllo della voce. Ha una terminologia che, terminologia intendo sonora, che è già soul, fa già i melismi che stanno nei dischi soul, capito? Li ha sentiti, li ha imparati, si è divertita a fare questa cosa. Quindi godibilissima, molto 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 bella quella, l'esibizione che ha fatto. Ottimo, mi collegate anche il terzetto da Milano? No, eravamo qua, ma dovete sapere che per inquadrarci tutti ogni volta è un po' un circo, per cui dobbiamo fare un cambio, chiamati così all'improvviso. Dove ci ha chiamato? Per cosa? Sempre Isabella Colomo. Allora, Lucio? Vai. Stavamo proprio dicendo, stavamo raccontando proprio questa cosa di questo stupore
dell'ultimo giro, arriva, vince e pronti via, ecco, insomma. Soprattutto faccio notare la difficoltà anche, secondo me, per cui bravi sia i ragazzi sia tutti coloro che li hanno preparati, la difficoltà verso, per coloro che sono passati in un solo giro, che sono stati in un certo senso costretti a scegliere fra pochi musical comunque di riferimento. Questo lo dico soprattutto, mi sono sempre speso, ma soprattutto per gli under 14, perché comunque quando sei ragazzino o hai meno di 14 anni e devi scegliere fra pochi musical, trovare qualcosa di adatto, per non sentirti dire da noi hai scelto una cosa non adatta, non è facile, insomma. Quindi lei, okay, come anche molti altri che sono passati solo in un giro un po' scomodo, diciamo, perché lei è passata, se non vado errato, in LGBT, no? Come qualcun altro magari che è passato in drama musical, penso Greta Mecarelli, poveretta, 10 anni, drama musical, cioè aveva Todd, tutti i musical super impegnati, cioè tolta Cosette delle Mis, gli altri sono tutti vecchioni, insomma. Se posso dire una cosa, tu Isabella, certo. A me ha colpito molto la musicalità di questa ragazza, essendo poi io anche musicista, no? E quando si canta una canzone si può fare una canzone anche precisa, ma comunque in un modo un po' più asettico. Lei era molto dentro alla musica e ha una vocalità, è musicale anche come tempo, no? Come sound, ha proprio una grande musicalità, quindi per me era un vantaggio, ecco, per lei. E invece sembriamo le tre fatine al... Io sono una fatina. Ecco, Lucio, io ti voglio chiedere una cosa. Under 14 è arrivata terza Isabella Colomo, sono rimaste fuori Morgana Sitti e Alice Tarulli. Isabella Colomo, che cosa ha in meno delle altre due? Su che cosa deve lavorare, secondo te? Domanda cattiva, mia, state zitti un attimo. Noi facciamo come io sono l'ho fatta a lui perché è il più cattivo, ragazzi. Allora, Spawn e Serena qua. Serena so io, gli altri due, vabbè. Allora, che cos'ha? Intanto, un pochino, noi abbiamo votato il video, sicuramente. Però è inevitabile quello che dicevo prima di Paolo, no? Il fatto che tu hai già visto una cosa. Quindi lei in più rispetto alle altre è stata la sorpresa. In meno la possibilità di scegliere sicuramente, perché cioè, capirai, la Siddi, la Tarulli, la Beghini, cioè, ormai c'è Menken che gli scrive proprio il musical per loro, perché non ne può più di vederle a tutti i giri. Quindi in questo sicuramente qualcosa in più e qualcosa in meno. Io però volevo di nuovo, prima sono stato chiamato in causa sul termine performer che mi fa proprio ribrezzo, e volevo dire che Isabella ha, che ti ridi, che sei anche nera per cui si vede subito quando apre qua, perché infatti I want the light perché tra l'altro sono coperta, non hai detto nulla, no, e il problema è che non so com'è il lato B, capisci, perché secondo me ti sei rifatta su te. Comunque stavo dicendo guarda allora, non so che c'ho anche le cuffie. Finalmente posso stare in piedi, voglio stare così, perché io non sono elegante, io devo stare così. Date un sedativo a Stefani, grazie. Ok, Xanax musical. Non mi piace stare seduta. Ma si era capito, comunque. Ok, Lucio, finisci il concetto. Se stanno zitti un attimo, volevo solo dire che Isabella è stata un'ottima attrice. Tutto quello che ha cantato, lo ha interpretato. Si capiva, non è l'unica, ma secondo me questo ha fatto davvero la differenza. I video e gli attori che sapevano e ci stavano comunicando qualcosa, secondo me hanno spaccato. Quindi bravissima Isabella. Chiara hanno parlato della musicalità, io ho parlato proprio del fatto che è stata una brava attrice, brava. Ottimo, a dopo.
Vai Stefani, parla pure adesso. Ok. Allora, adesso andiamo a vedere la categoria 15-18 alla terza posizione. E complimenti alla terza posizione, Gaia Sibilla Longo, complimenti. Vado a ripetere, categoria 15-18, terza posizione, Gaia Sibilla Longo, bravissima. Una voce straordinaria, straordinaria. Ma infatti sei bravissima. E infatti, Dani, visto che sei con me, ti chiedo già subito un commento su Gaia. Allora, Gaia ha una voce meravigliosa, piena di colori, ha delle doti tecniche che fanno paura perché è giovane e quindi davvero può fare delle grandissime cose. Il pezzo è meraviglioso, intenso, interpretato in modo eccellente. Quindi devo dire che il terzo posto è meritato perché siamo comunque sul podio e per questione di millesimi forse non ce l'ha fatta vincere, ma è molto brava. Lei ha un futuro radioso davanti. È una ragazza di un talento incredibile. È molto forte, ha una bellissima voce, è molto bella e questo conta. Quindi complimenti ancora Gaia. Allora, insieme a te vado a chiamare anche Chiara Calone e Ilaria Sus per chiedere un commento su questa posizione. Ciao. Ciao. Chiara. Ok. Allora, io adoro Gaia Sibilla Longo. Ma ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Perché mi ricorda anche un po' a me quando ero piccolina e quindi cioè, ha questa tessitura vocale meravigliosa, come hai detto tu, ha una voce piena di colori e tecnicamente è pazzesca, fortissima. E a me è piaciuta in tutti i giri e quando Mary mi ha detto Chiara, mi raccomando, non farti influenzare dagli altri giri, non ci riesco, non ce l'ho fatta. Mi dispiace perché poi io mi sono anche un po' affezionata a tutti questi ragazzi, li vedevo tutte le settimane, mi sembravano quasi i miei allievi e quindi, certo. Quindi sono felicissima perché il podio è meritatissimo e io a lei le ho dato un voto altissimo, quindi forse la collocavo anche un po' più in alto, però sono felicissima per lei. Ottimo. Ilaria. Ma io infatti un commento flash. Io ero, cioè per me lei e un'altra persona di cui non farò il nome erano i due favoriti, perché mi ha stupito, io ho scritto estremamente naturale, cioè è riuscita a interpretare questo pezzo, intanto come l'ha costruito anche lo staging, meraviglioso, molto vicino alla sua età, non che insomma parla di incinta, adesso non volevo dire quello, però è riuscita a portarlo alla sua età. Quindi non ha fatto finta di essere un'adulta che pensa a un figlio, a una maternità. Io l'ho trovata di una naturalezza sconvolgente. A parte la bravura vocale, sembrava di sentire un disco. Assolutamente, è vero. Complimenti. Ok, a dopo. Okay. Andiamo a scoprire con Stefani e con la telecamera che è girata. Ecco, ora sì. Ma ecco. Che ci succede? Il cameraman Andrea. Inquadrati Andrea, fatti vedere Andrea, subito ti licenzio, immediatamente, non è capace, sei licenziato. Al di là di questo andiamo a scoprire il terzo posto, categoria? La medaglia di bronzo per Over 19. Bravissima, al terzo posto abbiamo Martina Meazzi, categoria Over 19, Martina Meazzi, complimenti, bravissima. E vado subito a chiedere l'intervento di Luca e Max di Poltronissima. Ciao Danny. Che ciao Danny. Ciao. Ciao. Allora, io dico sempre, gliel'ho detto anche in privato, io ogni volta che li sento, che li vedo, mi spunta un sorriso a 360 denti, perché loro sono veramente il sole. Questo lo voglio dire, l'ho detto anche già in privato, ma è la verità. Siete fantastici, perché allora devo dire che in questo campo di belle persone ne ho conosciute molte, ma voi no,
non c'è mai stata una mezza volta in cui mi abbiate detto una parola fuori posto, in cui non siete stati sorridenti, in cui non abbia visto una disponibilità di un certo tipo. Quindi grazie, perché il successo che voi avete è corrisposto alle belle persone che siete. Quindi grazie. Danny, grazie davvero, grazie, di queste Danny. Parole che ci emozionano tanto. Molto. Ce l'hai detto in privato, ci hai chiamato il sole, trovo che sia una terminologia bellissima. Esageri, sì, tu. Esageri. Noi siamo così, però. Siamo, sì, in questo modo come ci vedete, tu hai colto nel segno come l'ha colto il pubblico. E devo dire, tutta questa squadra fantastica, lo diciamo, che ci ha colto sempre a braccia aperte, veramente. Sempre, Danny, dobbiamo dirlo. Sì. Ci avete dato tanto calore, sì, sempre. Sì. Okay. Luca, hai una camicia, hai una maglia era, pazzesca. E beh, ci stava per la finale, ha tutti dei pallini dorati, perché bisogna un po' essere, come dire, ma è bellissima. Grazie. Okay, un commento su Gaia. Allora, io devo dire, sì, che noi, Martina, dici? Martina. Ah sì, scusami, su Martina Miacci. Martina a noi piaceva molto, 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 perché molto tanto brava. Il pezzo portato al Fantasma dell'Opera era un pezzo comunque complicato, complesso, sì, e tra l'altro è uno, sì, di quei musical che in Italia manca, lo sappiamo, tanti vorrebbero farlo, e speriamo che qualche produzione prima o poi ce lo porti in Italia. Spesso nelle nostre interviste a Poltronissima l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, ci speriamo, il pubblico lo vuole, esatto, lo vuole. E Martina è stata brava, ha interpretato bene, devo dire, noi abbiamo dato un voto molto alto, sì, poi insomma, sì, il terzo posto è ottimo. Eh beh, direi. Lei secondo me ha quella capacità di coinvolgere in maniera molto mimica, molto scenica, ha un bel portamento, oltre a questa voce che arrivava, sì, forte. Sì, ci ha emozionato veramente in tutti gli aspetti, sì, ci è piaciuta, quindi magari che cos'è? È stata la prima volta, l'anteprima del Fantasma dell'Opera in Italia, lo dai. Ti lo auguriamo. Eh? Sì. Ottimo, ottimo. Allora, a tal proposito, riguardo a questa terza posizione, ci è arrivato un commento da Camilla Ferri che ci chiede, mi chiedo come Cava e Vergassola, i due ragazzi sono rimasti in lizza per il primo posto, siano sul podio anche se hanno sforato il tempo. Allora, io voglio dire questo. Intanto hanno sforato di pochissimo, uno. E punto secondo, è la finale, ragazzi, è la finale, è vero che bisogna attenersi ad un regolamento, sicuramente la giuria ha penalizzato in qua e là, questi video se non hanno rispettato la tempistica, ma devo dire che stiamo parlando di dettagli e stiamo parlando di due concorrenti molto ma molto forti, quindi io sono d'accordissimo su questo posto, sono d'accordissimo sul fatto che sono rimasti Chiara e Enrico, quindi questa è la mia risposta a Camilla Ferri. Quando si parla di un talento e si parla dello step finale, del giro finale, della finalissima, se si scorre di 4 secondi, chiudiamo un occhio, no? Sì, assolutamente. Sì. Siamo molto d'accordo in questo. Ah, e tra l'altra cosa, ci è arrivato un secondo commento che dice che erano previsti 2 minuti e 30, assolutamente no, abbiamo risposto negli altri giri che il minutaggio per la finale era di 3 minuti e c'è una, come si può dire, una tolleranza di 15 secondi extra, quindi Chiara Vergassola ha fatto un video di 3 minuti e 15, quindi era proprio completamente nei suoi tempi, e Cava ha fatto un minuto di 3 minuti e 40, quindi ha sforato di 25 secondi, ragazzi. Capirai di cosa parliamo. Siamo alla finale, non ha fatto un video di 6 minuti, sono 90 secondi. Concediamoli, considerando che hanno fatto due belle performance. Quindi questa è la mia risposta. Ci vediamo dopo, Luca e Max. Un bacio e grazie mille. Quindi, allora, ti tengo ancora qui, Danny, perché ti chiedo se dopo potranno Luca e Max dire la loro sorpresa. No, subito. Colleghiamo un attimo. Che bello! Allora, sì, vi abbiamo richiamati. Allora, c'è una sorpresa per i vincitori. Vero? Sì, c'è una sorpresa molto bella. Siamo molto contenti perché molto. Insomma, Poltronissima tornerà sia in radio che in TV a settembre. Tante sorprese, si sta già lavorando molto e non ci si ferma mai. E quindi in qualche modo in radio
avremo ospiti in collegamento telefonico, poi se vogliono venire a Torino ancora meglio, certo, eh. I vincitori della giostra, anche perché abbiamo fatto una puntata quando è partito tutto, mamma mia, 9 settimane fa, ragazzi, eravamo emozionati, tu sei venuto già a tanto tempo, sì. Questo bellissimo viaggio, e quindi insomma sarà bello poter intervistare, parlare con i vincitori. Sì, raccontare un po' il loro percorso, il loro percorso emozionale, le loro aspettative, è vero che hanno vinto, quindi saranno molto felici, ma non credo che sia stata veramente un'emozione lineare, esatto. Avranno provato di tutto, perché è stata una giostra. Quindi i vincitori della giostra saranno ospiti a Poltronissima con Luca e Max. Grazie, che meraviglia, grazie. Grazie a voi. Grazie mille. A dopo. A dopo, ciao. E parlando di sorprese, abbiamo anche molte sorprese, oltre a borse di studio, abbiamo anche un accesso, ma prima chiamo la nostra Mary. Eccola. Eccola. Eccomi. Wow, è da turbante, sì, a cappelli. Bello, perché Gabo ha cambiato cappello. Gabo ha cambiato. E quindi anche noi cambiamo cappello. Tutti dietro Gabo. Esattamente. Allora, dicevamo delle borse di studio, ma prima c'è anche un accesso alla Coppa Italia metodo PASS, che tra l'altro l'accesso alla Coppa Italia delle arti sceniche sportive è prodotto da metodo PASS. Ma per spiegarvi meglio abbiamo una clip video di Ketty Capra. Mandiamo la clip di Ketty. Buonasera a tutti gli amici della Giostra del Musical. Questa bellissima iniziativa che Danny Lanza insieme a Giovanni e Mary hanno avuto per tenere compagnia ai nostri ragazzi in questi mesi terribili di lockdown. Mi presento, io sono Ketty Capra, sono la vice responsabile nazionale di Metodo PASS, FIPAS e Coppa Italia. Chi siamo? Alcuni di voi lo sanno bene chi siamo, perché ho visto che in finalissima ho assistito spesso a questi scontri, anche gli scontri diretti di ieri, visto che in finalissima ci sono due ragazze che si sono qualificate ai campionati europei con noi, sono Letizia e Stella. E poi c'è un'altra ragazza, che è Lisa, che sta partecipando a Coppa Italia quest'anno, Coppa Italia 2020, con i provinciali. Quindi qualcuno di voi già ci conosce, ma per chi non ci conosce, spieghiamo chi siamo. Metodo PASS e Coppa Italia sono promossi da FIPAS, che è la Federazione Italiana Performer Arti Sceniche Sportive e Coreografiche, e dall'OCSAIN, ente di promozione sportiva affiliato al CONI, e insieme promuovono il primo e unico campionato italiano di performer di arti sceniche sportive e coreografiche. Cosa vuol dire? Vuol dire un unico contenitore dove c'è rappresentato tutto il mondo dell'arte: canto, danza, recitazione, performer completi, arti circensi, duo, compagnie piccole e compagnie grandi. Tutto il mondo dell'arte, diviso, così come lo fa lo sport, in maniera equa e trasparente, per categorie e per livelli. Le categorie sono date dall'età: 6-11, 12-15, 16-18, over 19, fino a quando si ha voglia di sognare. I livelli sono dati dal grado di preparazione nella disciplina in cui ci si presenta. Quindi il livello C vale per i principianti, il livello B vale per gli intermedi, cioè quindi e il livello A per gli avanzati, che sono quelli ai quali noi diamo anche contratti di lavoro. Perché noi vogliamo fare questa cosa? Perché abbiamo fatto questa cosa, che è già al quarto anno, per far certificare una figura che ad oggi in Italia non era certificata, quella del performer. Grazie a noi esiste il primo albo dei performer, nelle quali vengono inseriti tutti i ragazzi che hanno o le nostre borse di studio o che partecipano al corso di livello C. In più diamo delle borse di studio al 100% molto importanti, come quelle di Broadway, di Accademia di Londra, scholarship in Belgio, a Malta, un po' dovunque, e abbiamo dato ad oggi 30 contratti di lavoro, ma 30 contratti di lavoro importanti presso i palcoscenici di Broadway, dell'Opera di Nizza, stavo dicendo Parigi, invece l'Opera era di Nizza, diretta da Mesha Kodé, che è una dei nostri giudici, e quest'anno alcuni dei nostri ragazzi hanno calcato il palcoscenico del Connecticut, mentre l'anno scorso hanno calcato il palcoscenico del Duplex, cosa che Danny, che è il nostro
responsabile per le province di Prato e Firenze sa molto bene, perché Fioralba, una delle sue allievi, è stata tra i 6 ragazzi selezionati da Janine Molinari per calcare quell'importante palcoscenico. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché oggi Danny, oltre ai tanti premi che darà, darà anche degli accessi diretti ai nostri campionati regionali, o se lo riterrà necessario, io ho piena fiducia nelle sue capacità di scelta, anche ai campionati nazionali. Quindi salterete, chi sarà scelto salterà o una fase o due, perché il nostro campionato, davvero campionato sportivo, si divide in ben 4 fasi: fase provinciale, fase regionale, fase nazionale e fase europea. Quindi a me non resta che dare la buona fortuna, anzi il bocca al lupo e viva il lupo sempre, e anzi, come diciamo noi artisti, merda, 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 alle ragazze che sono in finalissima. Viva il lupo sempre, un bacio a voi tutti, uno in particolare a Danny. E grazie mille Cati Capra, la vice responsabile nazionale di Metodo Pazzo. Grazie mille. Io dico questo, io ringrazio Cati per il bellissimo video, contributo, ci ha spiegato un po' quello che è la Coppa Italia, un'esperienza pazzesca. Tra 2 secondi Mary darà degli accessi alle fasi nazionali della Coppa Italia, un'esperienza pazzesca. Quindi chi ha vinto questa possibilità vi consiglio proprio di cogliere questa occasione. Mary. Eccomi. Allora, le borse di studio che noi andremo ad assegnare stasera riguardano, oltre che la serata di stasera, quindi della finalissima, anche la serata di ieri, perché ci sono delle borse di studio assegnate anche dei concorrenti che purtroppo non sono passati alla finalissima, quindi non hanno affrontato la serata di oggi. Gli accessi diretti, quindi per la fase nazionale di Coppa Italia, vengono assegnati a Chiara Bergassola, Paolo Valenti e Nicolò Flavac. Complimenti. E tutti e 3, lo dico, sono in classe A. Io come responsabile provinciale di Firenze e di Prato scelgo di mandarle le fasi nazionali della Coppa Italia nella classe più alta, nella classe degli avanzati. Questa classe vi permetterà di vincere, se lo meritate, delle opportunità anche lavorative. Quindi vi consiglio con tutto il cuore di partecipare a questo concorso, che è più di un concorso, è un campionato, e voi saltate ben 2 fasi, quella provinciale e quella regionale. Un'occasione unica. Quindi chiedeteci informazioni, scriveteci, mail, telefono, siamo a vostra disposizione. Bene, per Into the Musical, concorso nazionale di musical organizzato da Danny e dalla direzione di Musical Dance, abbiamo dato 2 accessi al 50%, uno per Artemisia Boldrini e l'altro per Federico Gabriele. Vi aspettiamo Into the Musical a novembre, Covid permettendo. Speriamo. Per Magda, Centro di Arti Scene, abbiamo dato una borsa di studio al 50%, che corrisponde poi a una settimana di stage all'interno della nostra struttura, per Federico Gabriele, Federico Giorgi, Morgana Siddi e Sofia Picciotti. Complimenti a voi. I am. Dobbiamo. Allora, I am Accademia del Musical di Firenze, diretto ovviamente da Danny. Anche per questo, se avete curiosità, se volete informazioni, comunque l'Accademia sta per cominciare, quindi se volete veramente studiare, chiamateci. Abbiamo dato una borsa di studio a Artemisia per l'intero anno accademico, quindi di questo anno. In caso non accettasse questa borsa di studio, può accettare una borsa di studio al 50% sempre per effettuare una settimana di corsi gratuiti appunto all'interno di Magda. Anche perché Marta
Io l'ho criticata nel giro dance, ma in realtà l'ho fatto per stimolarla a poter dare di più. È un artista con un potenziale incredibile, quindi ti aspetto o nell'Accademia o a Malta. O qua. Beh. Abbiamo concluso, basta? Sì. Ok, ottimo. Grazie mille, Mary. E adesso, prima di andare a dire il vincitore degli Under 14, andiamo a chiedere una previsione. Andiamo a chiedere una previsione a Paolo. No, aspetta un attimo. Allora, prima io devo rispondere a un commento. C'è una spettatrice, si chiama Lisa, che puntualmente commenta con dei commenti negativi tutte le volte. Non so perché, forse ci stiamo un po' antipatici, ma va bene, ci può stare. E ha detto, scusate, ma quindi le regole valgono solo per pochi riguardo allo sforo del minutaggio? Voglio dire questo, sottolineiamolo. I giudici hanno scelto di penalizzare sicuramente di quanto lo hanno scelto loro i concorrenti, perché conoscono bene tutte le regole. Quindi se vedono un video che sfora, sicuramente c'è una penalizzazione, indubbiamente, ok? Oltre a questo, se uno prende un 10 può essere un po' penalizzato e do 9,5, ma 9,5 rimane. E ricordiamoci che non è solo la giuria che vota, ma anche il pubblico, e conta il 25%. Quindi questi sono i risultati della giuria e del pubblico, e sicuramente la giuria ha penalizzato anche di un minimo, ma lo ha fatto. Ovviamente stiamo parlando di uno sforo di 20 secondi, ragazzi, non stiamo parlando di uno sforo di 2 minuti. Cioè, quindi ovvio che la giuria va a penalizzare, corrisposto in misura allo sforo. Semplicemente questo. Ora siamo rimasti due concorrenti under 14, esattamente, Cindy e Alice Tarulli, due concorrenti 15-18, Asia Retico e Alessio Pollastrini, due concorrenti over 19, Chiara Vergassola ed Enrico Cava. Chi vincerà? Chiediamo una previsione, non di quello che spererebbero, non di quello che sperano. Secondo loro, chi vincerà? Chiediamolo a tutti. Andiamo dal trio di Milano e chiedo commenti flash. Eccoci. Eccoci qua. Eccoci. Vado io. Allora, secondo me gli Under 14 vince Morgana, anche perché c'ha sempre un seguito pazzesco, quindi avrà avuto un fiume di seguito dal pubblico di casa. Sto dicendo chi mi aspetto, non chi voglio, sia assolutamente chiaro. Certo. A quello che ha detto Danny. Io ho detto anche perché la giuria non sa assolutamente chi ha vinto, lo sappiamo solamente noi della produzione, ma loro non lo sanno, quindi è una sorpresa anche per loro. Quindi tu ti aspetti che per gli Under 14 vincerà Morgana Fitti, per i 15-18 chi vincerà? Sempre io o qualcun altro? Sì, 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 no, pessimo. Sempre io. Allora, secondo me nei 15-18 mi aspetto che vinca Alessio. E negli over 19 mi aspetto che vinca Enrico. Okay. Claudia. Allora, secondo me... Non chi vuoi tu, chi no, ti aspetti? No, l'ho capito bene questo concetto. Allora, Under 14... Morgana Sitti. Passo al foglio successivo, busta numero 2. 18-15, Alessio Pollastrini. 19, Chiara Vergassola. Ok. Lucio. Pollastrini, Vergassola. Ottimo, che veloce Lucio. Lucio. Alla decima puntata... ha vinto la virtù della sintesi. Ma che bravo! Non ho capito. Dice a te, Lucio. Ma, sei stato sintetico, bravo. Ah. Bene. Ah. Grazie. Ok, andiamo da Luca e Max. Allora, amici, qua. Per noi Under 14 vince Morgana Siddi. Perfetto, per i 15-18... Asia Retico. E per gli over 19, Chiara Vergassola. Questo è il nostro pronostico. Ok, questa è la previsione. Andiamo da Armando Polito. Mi accodo Morgana,
Alessio, e per gli under 19 mi aspetto Enrico. Ok. Chiara. Chiara Talone. Morgana, Asiaretico e Vergassola. Ottimo. Andiamo da Ilaria Sus. Allora, Morgana, Pollastrini, Vergassola. Ottimo. Paolo. Che Paolo Vitale. Siddi, Pollastrini, Vergassola. No, no, non ho sentito bene il primo. Siddi. Okay, Siddi, Pollastrini e Chiara Vergassola. Ok. A dopo. Siamo arrivati, Stefani. Io sono agitato. Anch'io. Viene sempre da girarmi, ma in realtà devo guardare di qua, perché sei accanto a me alla fine. Allora, ricordiamoci che i vincitori della giostra vinceranno un premio in denaro corrisposto a tutti i finalisti della finale della finalissima hanno versato una quota di iscrizione di 10 euro. Abbiamo raccolto questi soldi e li suddivideremo per i tre primi classificati. Oltre a questo, i primi classificati saranno ospiti a Poltronissima con Luca e Max. Ma non è finita qua. Per tutti i concorrenti della giostra, quelli andati in finale, quelli di tutti i giri, quelli della finalissima, il 4, il 5 e il 6 è fissato un live campus in Toscana a Firenze come docenti i giudici della giostra del musical. Sto vedendo dalla regia, mi state scrivendo un nuovo commento che è arrivato. Bene, sono curioso, me lo portate? Certo. Allora, sul regolamento può esserci. Allora, mi hanno detto che hanno commentato che sul regolamento c'era scritto 2 minuti e mezzo, durata massima. Ok, ma io come direttore artistico sottolineo che da regolamento ogni cambiamento, qualsiasi cambiamento che si poteva fare, io come direttore artistico ero nella virtù, nella possibilità di poterlo permettere e ho anticipatamente comunicato nella scorsa live che c'era questa possibilità di allungare il minutaggio massimo, non di 2 minuti e mezzo, ma di 3 minuti. L'abbiamo detto, assolutamente ricordato e ripetuto un sacco di volte. Poi, cioè, ragazzi, il minutaggio, se uno è più bravo, può fare 1 minuto, 2 minuti, 4 minuti, 5 minuti, questi sono i voti. Ripeto, la giuria ha penalizzato in corrispondenza allo sforo, ma ricordo che era di 3 minuti il minutaggio. Cosa ne pensa Andy? Chi l'ha detto? Chi l'ha chiesto questo? Eva Lotto ha chiesto cosa ne pensa Andy del minutaggio. Eva. Andy, che cosa pensi di questa polemica sul minutaggio? Dai. Oia, mi volevi mettere proprio in difficoltà. Vabbè, sono morito. No, scusami Andy, scusami. Ho degli assistenti che mi scrivono sul gobbo le cose a mezzo, non capisco una mente di quello che dicono. In tutto, cioè anche dei minorenni, scusatemi. Non si dicono queste parolacce, non si dicono. Io sono adulto e mi sfuggono. Voi non le dite. Andy, mi hanno chiesto che cosa pensi dei finalisti. Chi vince tra, ora sono in pappa, tra Morgana Siddi e Alice Tarulli, Pollastrini Adriatico, Vergassola, Cava. Chi vincerà, Andy? Allora, io penso che vincerà Pollastrini. Aveva iniziato bene. Vabbè, Pollastrini. Poi se vuole suggerimento per gli altri, io c'è spera anche che io ti suggerisca, io do no, io mi sono sfogato, scusate, ma non ce la facevo più. Allora, tutte le puntate un incubo, non si ricorda i nomi, non si ricorda cosa hanno portato, mi tormenta, c'ha i suoi preferiti, ma non si ricorda una cecca, non si ricorda nulla. Grazie, Danny! Mi dai il commento adesso?
Doccia fredda, doccia fredda, doccia fredda, ecco. Con la strini. E la mia. Under 14. Morgana. Morgana Sinti. E poi? Chiara Vergassola o Enrico Cava? Enrico Cava. Grazie, ce l'abbiamo fatta dopo un quarto d'ora. Non ci si fa, ragazzi. È stata la giusta fredda. Scusate, ragazzi, non sono così aggressivo. In realtà lo sono anche di più, però mi contengo. Ma lui ha fatto uscire la mia il mio vero spirito, la mia vera natura. Sono un angelo, ma dentro sono una belva. La famosa Lisa sta commentando ancora? Ottimo. Si è accontentata delle mie risposte? Ha commentato ancora bene. Lisa, spero che tu questa notte dorma serena. Andiamo... cuscini, tesoro. Scusate, ma sono un po' nervoso adesso perché dobbiamo dire chi vince. Esattamente. Andiamo a vedere. Sono agitato, non voglio che finisca questa giostra. Meno io. Non ci posso credere nemmeno. Anzi, dopo le che a ottobre ritorneremo. Oh, spoiler. Hai spoilerato. A ottobre ritorneremo con la seconda edizione della giostra del musical. Altre doce verende. Andiamo a scoprire. Under 14. Chi vince? Video. Morgana Sinti! Morgana! Vincitrice Under 14 è Morgana Sinti! Bravissima! Complimenti! Che tra l'altro ha investito uno spettacolo Morgana Sinti, un vestito meraviglioso e ha lavorato sui dettagli soprattutto. Un fan club pazzesco, una curva pazzesca. Complimenti. Morgana Siddi è la vincitrice della giostra del musical fascia Under 14. Complimenti dal profondo del cuore, complimenti anche alla seconda classificata che è un talento straordinario. Un abbraccio ad Alice, che è una ragazzina con delle capacità esemplari. Complimenti. Davvero. E ho scioccata. Quindi, allora, questa previsione di tutti i giudici, devo dire che era azzeccata. Assolutamente. Azzeccato. E lo sottolineo, lo voglio dire, Morgana Siddi, un attimo che prendo le classifiche, scusate perché... Morgana Siddi era prima classificata sia per la giuria che per il pubblico, quindi diciamo che c'è stato proprio l'unanimità dei due pannelli giudicanti. Complimenti. Bravissima. Ora siamo rimasti con Asia Retico e Alessio Pollastrini per il 15-18. Chi vincerà? Andiamo a vedere. Bravissima! Categoria 15-18, prima Asia Retico, bravissima! Medaglia d'oro per Asia Retico. Asia Retico ha vinto la giostra del musical fascia 15-18 anni. Complimenti. Per chiarezza basta, specifico che per la giuria il vincitore era Alessio Pollastrini, di pochissimi punti. Il pubblico, quindi voi da casa, avete sovvertito questa classifica. Quindi la vincitrice, grazie a voi, è Asia Retico. Complimenti. Che allora, no, dalla regia dicono che non si sente. Io ti sento, però...
Chi è che ha detto che non si sente? Ah, te non senti. Ah, ok, ok. Ok. Quindi, innanzitutto, di nuovo, complimenti a Giaretico. Cosa succede? Andiamo adesso over 19. No, aspettate un attimo. Cosa succede? Ok. Ok. c'è la postazione di Andy in cui non si sente nulla. È stato Andy, ragazzi. Ha rotto tutto, Andy. È l'acqua. Ha rotto le cuffie, ha rotto tutto. È stata l'acqua? Che gli ho versato io, che gli ha rotto le cuffie? Cosa succede? No, cioè, ragazzi, non sto capendo. Cosa sta succedendo? Qua vedo gente che siamo ancora alla finale, siamo alla frutta, io sono stanco, sono esaurito, ho il nervo che mi salta. Allora, complimenti ad Asia Retico, complimenti bravissima ad Alessio Pollastrini, a cui ho già dato delle borse di studio perché è straordinario, e Asia ce l'ha fatta. Ok, siamo arrivati all'ultima fascia, i più grandi, quelli che magari tra qualche mese saranno su un palcoscenico e ci emozioneranno ancora. Assolutamente. E andiamo a vedere chi vincerà negli over 19 tra Enrico Cava e Chiara Vergassola. Enrico Cava, bravissimo, complimenti! Bravissimo! Allora, io devo dire, questi due mi hanno fatto impazzire, sono di un livello straordinario. Enrico e Chiara, pazzeschi da ogni punto di vista, bravi, bravi, bravi. Per la giuria aveva vinto Chiara Vergassola di un puntino. Quindi davvero poco. Il pubblico ha invertito queste due posizioni. Quindi questa è la media tra la giuria e il pubblico. Allora, abbiamo tre vincitori. Morgana Siddi, Asia Retico e Enrico Cava sono i vincitori della prima edizione della Giostra del Musical. Complimenti! Bravissimi! Allora, voglio un commento a caldo da Lucio, Simone e Claudia e un commento da Luca e Max. Legatemi tutti, anche se saremo tanti, un po' di confusione, ma è uguale. Allora, dai, Lucio. Il trio di Milano. Allora, io volevo, mi va bene che la giuria abbia votato una cosa, sia stato sovvertito, volevo solamente sottolineare una cosa, ma l'onore che il video, quando ho letto che la Vergassola portava Satisfied, ho pensato è pazza, perché c'è un punto, e qui forse non tutti sono riusciti a leggerlo, in un punto... In quella canzone lei deve cantare 121 parole in 24 secondi, rappando in una lingua che non è la sua e continuando a recitare. Quindi Chiara, bravissima, bravissimo anche Enrico. Era un po', per chi si ricorda, la finale tra Ambeta e Giulia Ottonello ad Amici. Esatto. Va bene così, però Chiara... Posso dire anche una cosa su Pollastrini, io quello non lo considero un video da concorso, io lo considero un cortometraggio. E lui è stato di una bravura assoluta, quindi anche a lui l'onore di questo secondo posto, che se, però come per Chiara ed Enrico, anche in questo caso credo che Enrico ed Asia siano d'accordo, è un primo posto a pari merito, se lo meritano assolutamente. Bravi. Assolutamente. Esatto. Ottimo. Un commento da Luca e Max. Ma guardate, devo dire siamo allineati. Noi Morgana l'abbiamo adorata e credo che qui veramente sia la giuria che il pubblico l'hanno premiata alla grande. Infatti. Asia era nel nostro cuore dall'inizio, non è che abbiamo appoggiato in maniera particolare, però insomma ci ha sempre molto comunicato la sua freschezza, una Lolita
fresca, giovane e comunicativa. Devo dire che effettivamente Pollastrini in questo suo assolutamente sì. momento di performance è stato fantastico. Fantastico. Perché è riuscito a coniugare tanti dei momenti, quindi era anche per, come dice il maestro, maestro Lucio, hai ragione sempre, lo sai. Sempre ragione. Guarda che anche il maestro verrai ospite a Poltronissima, perché la Claudia, che è già venuta, Simone, tu verrai, te l'abbiamo detto, Posso dire una cosa, Danny? Posso aggiungere una cosa piccola? Volevo dire, per pacificare gli animi e far dormire tutti sereni, questa è una cosa che dico da cioè colui che c'è stato dall'altra parte del tavolo. Tutti i registi con cui io ho lavorato, e sto parlando di Bellone, Marconi e anche Claudio Insegno, che era anche qua ieri sera, quindi non è proprio con gli ultimi dell'oratorio, che le esibizioni vengono valutate, fidatevi, nei primi 30 secondi. Sì. Nei primi 30 secondi avete detto tutto quello che dovevate dire, sempre abbiamo noi attori, cantanti, ballerini. I primi 30 secondi ci fanno decidere a chi vi guarda in che fascia di voto collocarvi. Sempre, è sempre così. Poi il resto sono sfumature, dettagli. Quindi è assolutamente così anche per la giostra, perché è sempre così. Ok? Poi il resto si valuta nei dettagli, ma ribadiamo che essendo la finale erano tutti molto bravi. Assolutamente. Comunque, allora qua mi chiedono dai commenti le percentuali del pubblico, giusto? Allora io specifico che nei prossimi giorni pubblicheremo la classifica, quella che abbiamo detto questa sera, ma scriveremo la classifica della giuria e la classifica del pubblico per chiarezza, con i rispettivi voti, così voi potete fare quelli che sono i calcoli, quelli che abbiamo fatto noi. Siamo delle capre con la matematica, ma vi assicuro che i conti sono proprio questi. Allora, per il pubblico, al primo posto c'era, negli over 19, Martina Miacci, con il 23,9% per il pubblico. Al secondo posto Enrico Cava, con il 16,8%. Al terzo posto c'era Vittoria Licostini col 12%, al quarto posto c'era Marta Bitti col 10,1%, al quinto posto Chiara Vergassola con 8,7%. Questo per il pubblico. Nel 15-18 al primo posto Asia Retico con il 47% dei voti. Su tutti quei concorrenti 47 è una percentuale altissima. Al secondo posto c'era Alessio Pollastrini con il 13,2% e al terzo posto c'era Letizia Casotti con l'8% nel 15-18. Nel under 14 il pubblico ha scelto col 73,9% Morgana Siddi. Al secondo posto c'era Giulia Gambella, 5,6%. Al terzo posto, a pari merito, Greta Micarelli, Stella Giorgi e Artemisia Boldrini. Questo è il pubblico. Ve l'ho detto flash, ma nei prossimi giorni pubblicheremo tutto sul sito musicaltimes.it. Io do un abbraccio forte a Lucio, a Claudia, a Simone, a Luca e Max. Intanto per la partecipazione ci sentiremo ancora. È stato un onore che voi siate stati con noi per la giostra del musical. Ci avete fatto compagnia e avete dato dei suggerimenti davvero importanti per questi giovani artisti, e lo avete fatto con generosità. Quindi grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti. Vi abbraccio e spero di incontrarvi presto. Grazie che ci ha dato tanto di messaggi. Assolutamente. E andiamo a chiedere il commento di flash di Paolo e Armando. Hi. Paolo, sei contento? Sono molto contento, ma sono contento di tutti, quindi non solo dei primi classificati ma anche dei secondi, dei terzi. Voglio fare un appunto per Pollastrini, ok?
che io ho veramente trovato pazzesco, e infatti anche commentando con Lucio ho detto: questo ragazzo può fare non solo teatro ma anche cinema, perché vedendolo in video si vede che ha una capacità di bucare lo schermo incredibile, e quindi sono molto contento, anche se è arrivato secondo, per me è veramente uno dei vincitori di questa prima edizione, quindi complimenti a tutti e ragazzi, complimenti veramente, continuate così che il futuro è roseo con voi. Assolutamente, io ti ringrazio di cuore, Paolo. Una cosa al volo sulla polemica sulla durata, riallacciandomi a quello che diceva Simone, noi dobbiamo vedere tanti video ogni settimana, fidatevi che raramente arriviamo ai 2 minuti e mezzo. Se qualcuno non ci colpisce o vediamo già nei primi secondi dei problemi, magari non ci arriviamo neanche ai famosi 3 minuti e mezzo del video alla fine. Quindi è vero che si gioca tutto nei primissimi secondi del video, è chiaro che noi conosciamo i brani che portate, quindi magari andiamo a beccare i momenti più difficili per vedere come li avete affrontati, poi possiamo rivederlo 10 volte lo stesso video per capire, però non abbiamo bisogno di 3 minuti per farci un'idea del voto. Assolutamente. Ok. Armando. Allora, livello bellissimo, livello generale molto 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 alto. Sono d'accordo sul discorso della durata dei video. Io spesso arrivavo a 1 minuto e mezzo e già avevo abbastanza chiare le idee su quello che bisognava fare. Spezzo una lancia a favore di Alessio, perché quel video era meraviglioso. Io credo che lui sia anche vocalmente sia abbia un sacco di qualità, anche proprio il suono della voce è molto 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 bello. E per quanto riguarda gli over 19, ovviamente io ho notato le 124 parole che ha cantato la Chiara, non le ho contate una per una, ma ho trovato la sua esibizione pazzesca, cioè tecnicamente quasi perfetta, anche nel recitato, che non è nella sua lingua, e di contro Enrico ha avuto la capacità di restituire la schizofrenia del personaggio di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che non è assolutamente una cosa semplice, tra l'altro con quell'artificio scenico delle luci, quindi assolutamente. Per me era un ex aequo, devo dire la verità. Ok, vi ringrazio dal profondo per la partecipazione, mi auguro che siate dei nostri anche per il prossimo anno, vi abbraccio e vi faccio un cuore, con la speranza di incontrarvi presto. Ciao! Ciao, grazie! E concludiamo con le due donne. Chiara Talone e Ilaria Sus. Eccoci! Eccoci. Allora, un commento su Morgana Siddi e Alice Tarulli e anche sulle altre coppie, grazie! Vado io? Vai, Chiara. Sì, ok. Allora, per me sono tutti ex aequo, perché Morgana Siddi è, l'ho sempre detto, è un'adulta nel corpo di una ragazza, perché quando ho visto che era un under 14 la prima volta ho detto no, non ci posso credere, perché ha una vocalità pazzesca, è bravissima tecnicamente, quindi sono contentissima che abbia vinto. Alice Tarulli l'adoro. E quindi ecco, per me in tutte e 3 le categorie sono veramente degli ex aequo. Alessio Pollastrini è un regista, cantante, attore, praticamente è tutto, quindi è veramente completo, anche se a me piace anche molto Asia Retico è bravissima, anche lei è molto completa, poi lei è molto, interpreta molto bene ogni canzone che sceglie, ogni brano che sceglie, quindi sta sempre nella parte, questa è una cosa che le devo dire, sta sempre nella parte, è molto brava. E per quanto riguarda gli over 19, io adoro Chiara. Ricordo che lei ha partecipato a uno degli ultimi giri e lo ha vinto, non l'avevamo mai vista prima e ci ha colpito così, perché è bravissima e anche molto bella, e questo non guasta, come hai detto tu prima, perché c'ha questa presenza scenica stupenda, tu quando vedi questa ragazza dici ok, cioè è stupenda, è anche bravissima a cantare, a recitare, quindi anche per Enrico mi è piaciuto da morire in Dr. Jekyll e Mr. Hyde, anche lui buono, eh. Bello, bellissimo, non si può dire nulla. Dai, diciamolo. Bellissimo ragazzo, per carità. Danny, sono d'accordo con te. E quindi, che dire, solo cose belle per me.
Ottimo. Sus! Ma io sono d'accordo, cioè non mi viene da aggiungere tanto. Allora, su Alessio Pollastrini mi viene da dire che quando l'ho visto ho detto Madonna questo ragazzo, ma è sconvolgente perché veramente ti uccide. Cioè tu fai così, ti arriva una botta, dici ok sto qua e non posso che godere di questo video. Sugli altri sono stati talmente bravi che a un certo punto ho detto chiudo gli occhi, li riascolto, vediamo cosa arriva in pancia, perché era l'unico modo che avevo per decidere, e quindi è stata proprio una scelta più di pancia, perché veramente non avrei saputo chi scegliere. Bravissimi, complimenti. Ottimo. Allora, io chiederei a Stefani, a Mary e a Andy di avvicinarsi a me, anche se, senza cuffie, tanto parlo io tranquillamente, vi avvicinate qua. Andy, io voglio ringraziare dal profondo, come? Andy, ora è asciutto? È quasi asciutto. Allora, Chiara ed Ilaria, vi ringrazio di cuore per la partecipazione, vi faccio un cuore anche a voi e spero di incontrarvi presto. Assolutamente. Un bacio grande. Ciao, grazie mille. Siamo arrivati in fondo a questo format. Il ringraziamento va al pubblico che ci ha seguito con amore, con dedizione, con entusiasmo. Il ringraziamento forte va alla giuria di professionisti che mi ha accompagnato, mi hanno riempito di orgoglio, perché questo campo è composto spesso da persone non così tanto belle e io scelgo sempre di circondarmi solo di persone che hanno quel qualcosa in più, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista proprio umano. Quindi grazie, perché queste persone delle quali mi sono circondato sono proprio delle belle persone con le quali è bello condividere delle emozioni, ma è anche bello andarci a mangiare una pizza, e questo vi assicuro che non è così scontato. Un ringraziamento a Giovanni Cenicola, che è in regia, non so se ci può raggiungere, non ci può raggiungere, che ha diretto la regia per 10 settimane con una capacità estrema, quindi grazie. Un profondo grazie a Davide Contu, assistente di produzione, Andrea Agostini, Alessia Ceri, gli assistenti che hanno collaborato con noi. Ecco, gli assistenti sono lì, perché senza loro non avremmo mai potuto fare tutto questo. Vi ringrazio dal profondo del cuore. E poi il ringraziamento più grande va ai concorrenti, ai veri protagonisti della giostra del musical, che hanno sognato insieme a noi, ci hanno fatto sognare. Un grazie a loro, alle famiglie, agli insegnanti che li hanno sostenuti. Questa giostra è stata piena di emozioni, di colpi di scena. Siamo solo all'inizio di un viaggio bellissimo che continuerà e continuerà se vorrete voi insieme. Un cuore, ci vediamo presto, ci vediamo il 4, 5, 6 settembre per il Live Campus a Firenze, ci vediamo a ottobre per la seconda edizione della giostra. Un grazie alla mia conduttrice, Stefani Danzu! Amavi Danzu, sigla! Thank you.